Buongiorno, nuova puntata di Sveglia Trieste in questo sabato 16 di settembre. Come sempre la lettura dei giornali, i collegamenti con la polizia locale e gli ospiti. Avremo con noi a partire dalle 7.30 Gianni Torrenti, assessore regionale alla cultura, che risponderà alle vostre domande in diretta allo 040 31 39 93. Poi dalle 9 del mattino ci sarà il maestro Lorenzo Pilat, come ogni sabato, per cantare assieme in allegria. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Il Piccolo di Trieste: bloccati i conti della Lega in Friuli Venezia Giulia, confisca dopo la condanna a Bossi, regionali 2018, in salita la corsa di Fedriga. Poi politica, pressioni anti-Renzi, bufera sul caso Consip, l'ex premier, chi ha tradito deve pagare. Centralmente la foto rispetto al nuovo attentato, bomba in un secchio, panico sul metro a Londra. Un ordigno rudimentale esplode su un vagone della metropolitana in pieno centro a Londra, nella stazione di Parson Green, e provoca 29 feriti, nonché panico tra i passeggeri. Scotland Yard conferma, c'era una bomba collegata a un timer, fermato un sospetto. Derubera una disabile arrestata, torna in cella la ladra seriale, si vestiva da distinta signora. Andiamo a dare un'occhiata invece al Corriere della Sera con la prima pagina, un istante solo per il caricamento, adesso ci arriviamo, stamattina anche il computer è ancora un po' addormentato. Vi ricordo, a partire dalle 7.30 con noi Gianni Torrenti, assessore regionale alla cultura. Ecco la prima pagina, PD all'attacco su Consip, eversione, giustizia, l'inchiesta, le pressioni anti-Renzi, l'ex premier, il fango gli si ritorcerà contro, chi ha tradito deve pagare. Il PM Woodcock indagato per falso, un caso, le critiche del capitano ultimo a giudici e ministri. Paura nella capitale, May alza il livello di allerta, la foto si riferisce ovviamente all'attentato nella metro di Londra. La svolta invece nel Movimento 5 Stelle, il candidato a Palazzo Chigi diventa capo politico, le nuove regole dei 5 Stelle, Grillo non sarà più il leader. Tornando invece all'attentato, bomba nel metro di Londra, la polizia, atto terroristico, ancora l'incubo del terrorismo a Londra, un ordigno fai da te esploso nella metropolitana, alla stazione Parson Green, 29 feriti, rivendicazione dell'ISIS, la Premier May alza il livello di allerta e annuncia l'impiego di militari in strada, polemica per un tweet del presidente Trump contro la polizia britannica. Allora ci fermiamo per il primo stacco pubblicitario e torniamo per la rassegna stampa completa. Bentrovati, bentrovati in onda su Tele4, andiamo avanti con la rassegna stampa partendo dal quotidiano Il Piccolo. Il caso Lega, regionali, conti bloccati anche in Friuli Venezia Giulia, la Lega al voto senza soldi. Si allarga l'effetto della sentenza di primo grado contro Bossi e Belsito, un problema in più per Fedriga, già le prese con personalismi e campanili. La Lega in regione, scrive il quotidiano, si avvicina dunque con le tasche vuote alla festa di Pontide e alle celebrazioni dei congressi locali, che entro l'anno vedranno scadere tanto il mandato del proprio segretario quanto quello dei provinciali, quindi segretari prorogati fino sostanzialmente alle elezioni. Salvini fa ricorso e attacca le toghe rosse, il segretario parla di atto politico, l'Associazione Nazionale Magistrati, insinuazioni inaccettabili, Renzi dice smettano di rubare. Il grande feeling tra Max e l'outsider, l'imprenditore Bini cerca sponda con il parlamentare che apre il civismo in cerca di consenso tra i moderati. E allora andiamo a vedere il servizio del nostro TG di ieri con l'intervista telefonica a Fedriga, appunto. No, anche a livello locale, Lega Nord Friuli Venezia Giulia, che oltretutto è un soggetto amministrativamente diverso dalla Lega Nord Federale, ha avuto il blocco dei conti correnti, una cosa che folle, che non ha precedenti, ripeto, non ha precedenti. Una situazione mai vista prima, assurda se non paradossale, che sta coinvolgendo anche la segreteria a livello locale. Questa è la descrizione da parte del Carroccio sulla vicenda che sta investendo la Lega Nord a livello nazionale con il blocco dei conti correnti disposto dal Tribunale di Genova dopo le condanne di Bossi e Belsito per truffa ai danni dello Stato nel processo sui rimborsi elettorali. Sentito telefonicamente il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Massimiliano Fedriga, parla di un atto mai visto nella storia della Repubblica, un provvedimento che la Lega Nord non lascerà scorrere senza reagire. Se credono di fermarci con queste follie antidemocratiche, si sono sbagliati di grosso. Noi andiamo avanti, continueremo ancora di più a portare avanti quelle nostre battaglie, come l'abolizione della riforma Fornero, la criticità verso l'Europa e l'euro,
il blocco dell'immigrazione clandestina. Non si preoccupino, non ci fermano con queste azioni ingiuste, utilizzeremo ovviamente tutte le armi che abbiamo per fermarle. L'immagine penso che avranno l'effetto opposto, la gente si sta rendendo conto sempre di più che è un'azione totalmente ingiusta e folle, ed anzi credo che ancora più gente si avvicinerà alla Lega perché vedono che chi è dissidente viene azzittito con misure antidemocratiche, quindi penso che anzi avremo più gente che si avvicina e non viceversa. Ovviamente il problema che abbiamo sarà invece quello delle risorse, ma anche quello cercheremo di risolvere. Proseguiamo, una sinistra unita può battere la destra, il monito dell'ex ministro dei beni culturali Brai ieri sera a Trieste per aprire il forum cultura del PD. Partiti, no, di Renzi, lo scandalo per colpirmi, l'ex premier interviene sul caso Consip, il capitano ultimo mai svolto indagini con questo fine, dicevamo della svolta nel Movimento 5 Stelle, il candidato premier sarà anche capo della forza politica e depositerà il programma elettorale delle prossime elezioni, quindi svolta per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle che con ogni probabilità incoronerà Luigi Di Maio alla festa del Movimento 5 Stelle di Rimini. Ore di sloveno in tutte le scuole medie, sperimentazione al via il prossimo anno, come seconda lingua scelta da quantificare il numero dei nuovi insegnanti. Il bacino di utenza in fase iniziale, il progetto interesserà solo il territorio triestino, l'incognita domanda, è difficile prevedere quante famiglie faranno effettivamente richiesta. Gentiloni loda generosità e impegno del Friuli Venezia Giulia, il premier inaugura con la Serracchiani le aule di Sarnano distrutte dal sisma e ricostruite dai volontari. Terrorismo, l'attentato Ordigno nella metro, altro attacco a Londra, bomba rudimentale si infiamma senza esplodere, poteva essere una strage alla stazione Parsons Green, 29 feriti, era una palla di fuoco, l'ISIS rivendica l'attentato. Scontro intanto fra il primo ministro britannico Theresa May e Donald Trump dopo un tweet del presidente americano che accusava Scotland Yard. Caccia un sospetto ripreso dalle telecamere per gli 007, un lupo solitario. Alzato il livello di allerta da grave a critico, militari per le strade. Pyongyang intanto, in Corea del Nord, nuovo missile sopra il Giappone, la Corea del Nord provoca ancora, gli Stati Uniti valutano l'opzione militare, condanna da Russia e Cina. Lo Stato Islamico a corto di artificieri non fa meno paura, calano le capacità, la forza e il numero dei combattenti, ma siamo fragili e sbaglieremo ad abbassare la guardia, commenta Gigi Riva nel suo editoriale. An, Serbia e Montenegro in Europa entro il 2025, tempi lunghi rispetto alle speranze di Belgrado. Il commissario dell'Unione Europea incontra Vucic e Brnabic, fermo e chiaro l'impegno di Bruxelles per un futuro comune. Tempistica corretta, visto il quadro sociale e economico, la data è molto credibile. I cinesi sbarcano a Zara per investire sul porto, lo scalo di Fiume in allarme, nuovi progetti di sviluppo di Luca Zadar riguardano il traffico contenitori, ma nel mirino ci sono anche le crociere, accordo raggiunto tra la compagnia portuale Yangzheng Hu per il futuro, Pechino pronto a investire fino a 200 milioni in nuove infrastrutture. Intanto il progetto turistico, fondi europei per la cultura a Draga di Moschenia o Mocenicca Draga. Vedete, maxi emergenza sangue nel Lazio, i colpiti sono passati in un solo giorno da 27 a 47, due contagi al nord, dal centro europeo controllo delle malattie l'allerta per chi ha viaggiato in Italia. Il padre di Noemi accusa la famiglia del fidanzato, sfogo dopo il delitto in Puglia, perdono il ragazzo ma loro no, l'hanno uccisa, gli esami medici escludono la morte per un colpo di pietra, attesa per l'autopsia. Grande guerra alla storia, pulisce le tombe dei soldati, scopre le spoglie dell'AVO. La ragazzina dalla Romania, Palmanova, per un progetto scolastico internazionale, ha ritrovato per caso il sepolcro del fratello del bisnonno caduto 100 anni fa. Semestre in crescita per le banche di credito cooperativo regionali verso l'autoriforma, la spinta maggiore per la raccolta indiretta, Graffi Brunoro, il sistema sano, ma è importante che la ripresa si consolidi.
Generali si lancia nel welfare aziendale, nuova società del Leone, previste 60 assunzioni con la prospettiva di salire a 100, First CISL, ok, la creazione di posti di lavoro. Fisco verso una rottamazione bis, un decreto collegato alla manovra per regolarizzare le cartelle, il debito pubblico è da record. Scatta la task force anti-artigiani abusivi, offensiva di Confartigianato e Polizia Locale per stanare finti professionisti senza autorizzazioni né licenze. Su 14 controlli già rilevate, ben 10 irregolarità. Nel mirino pensionati, casalinghe e stranieri. Abbatte, controlli mirati sugli acquisti di materiali edili, prodotti di giardinaggio e noleggio di furgoni. Dalla cake designer all'esperto di caldaie, prestazioni non in regola anche tra parrucchieri ed estetiste, ma chi si fa pagare poco usa prodotti e attrezzature scadenti. Notti tagliate, personale sanitario in rivolta, la revisione dell'indennità di turno costa in busta paga 450 euro all'anno per 1200 turnisti, assemblea alla Marittima, la mediazione di Telesca, l'assessore ha convocato i sindacati per trovare una soluzione ricorrendo ad altri fondi, ma al momento la risposta è stata negativa. Il diritto alla mensa, un altro dossier fortemente dibattuto, la base chiede perlomeno un buono pasto come per le altre categorie del pubblico. Mercato del lavoro, Trieste arranca, la CGIL ridimensiona gli entusiasmi, attacca in 10 anni disoccupati raddoppiati. Andiamo a vedere proprio su questo, sul mercato del lavoro, il servizio del nostro Bernardo Gulotta. Una ripresa c'è, ma va misurata e letta nella giusta maniera. I dati positivi sulla ripartenza dell'occupazione analizzata dalla CGIL, che seppur con ottimismo smorza i dati sbandierati con troppa enfasi, in quanto ci sono situazioni come le pensioni e i giovani che restano punti d'ombra della situazione welfare del paese. L'analisi del sindacato è stata illustrata questa mattina durante un incontro con il segretario generale di Trieste, Michele Piga. I disoccupati ormai sono stabilmente raddoppiati, siamo attorno alle 8.300 unità, che questo determina un altro punto di analisi e che la legge Fornero sui pensionamenti va rivista perché impedisce l'ingresso al mondo di lavoro dei giovani. Sul resto del dato occupazionale è vero c'è una ripresa, è una ripresa che va analizzata in maniera articolata. Ci sono dei segnali positivi in certi settori come quello attorno al turismo ma non solo. È un dato molto preoccupante anche sotto il profilo occupazionale per quanto riguarda l'industria. Questo significa che c'è una ripresa, ma è debole, non è strutturata e soprattutto non investe settori che producono ricchezza sul territorio. Diremo quindi che se c'è una ripresa, certo questa non si è riversata sulle lavoratrici e sui lavoratori. È da tempo che assieme a CISL e UIL chiediamo la riattivazione del tavolo dell'economia, che è un punto di discussione. Ricette magiche non ce ne sono, non ci sono dei singoli settori che possono determinare la ripresa, serve un grande lavoro sinergico delle istituzioni, delle parti datoriali e delle parti sociali perché ci sia una ripresa strutturata e come dire, che si consolidi e che ridistribuisca ricchezza sul territorio. Ahimè, ad oggi vediamo questa parcellizzazione e delle parti datoriali e dei settori economici che non vengono coinvolti in un progetto generale. Proseguiamo, spot Lexus sulle rive, traffico a singhiozzo, circolazione interrotta a intermittenza dalle 13.30 alle 16.30, le limitazioni interesseranno il tratto da Piazza Tommaseo e via Venezian, circolazione a rilento anche domani dalle 14 alle 19. Corteo pro TLT davanti all'ONU a Ginevra, un'ottantina la manifestazione dopo la partecipazione di Trieste NGO alla conferenza sui diritti umani. Deruba una disabile incastrata dai filmati, torna in carcere la gran signora e l'autrice di un furto, un'impiegata non vedente, la biblioteca in largo Papa Giovanni. Poi la notizia legata allo spaccio, spacciava marijuana al giardino di via Giulia, richiedente asilo, arrestato dai carabinieri. Poi invece c'è l'episodio di quella violenza ai danni di una 14enne scoperta dal padre grazie alle immagini del circuito di telesorveglianza domestico.
ha scoperto che la figlia 14enne veniva abusata da un uomo attraverso il sistema domestico di telesorveglianza. Il papà era una festa a casa di parenti quando sul cellulare si è visto recapitare un paio di mail dal dispositivo. Messo in allarme, ha immediatamente attivato l'app che gli consente di vedere le riprese delle telecamere di casa dal cellulare. Ed ecco la scoperta shock. La figlia teenager ripresa tra le mura di casa mentre veniva abusata sessualmente da uno sconosciuto. I fatti risalirebbero il 2 luglio, responsabile della violenza, un 23enne kosovaro che avrebbe adescato la ragazza via Facebook con continui messaggi di apprezzamento che alla fine avrebbero colto nel segno, tanto da indurre la giovane a invitarlo a casa una volta che i genitori erano usciti. Legalmente parlando, poco importa che la ragazza fosse consenziente, poiché vista l'età inferiore ai 16 anni, si tratta comunque di una violenza. L'indagine della squadra mobile, coordinata dal PM Pietro Montrone, scaturirà nel processo in rito abbreviato a carico del 23enne che comparirà davanti al giudice Giorgio Nicoli il prossimo 13 febbraio. Tra l'altro è singolare il fatto che nonostante la 14enne fosse in casa, il sistema d'allarme si sia messo comunque in funzione, una sorta di scherzo del destino che ha portato il padre a scoprire i fatti dai fotogrammi visti sullo schermo dello smartphone, a precipitarsi a casa sorprendendo il kosovaro con la figlia minorenne. Proseguiamo con le pagine di cronaca. Pestato dalla gang di pusher, condannato il capobanda, rapina e lesioni. Invece a Borgo San Sergio cade un albero, traffico in tilt, forti disagi tra via Forti e via Grego per il maltempo, rami sulla strada anche alla rotonda del Boschetto. Lite col socio dopo la partita, capo del circolo sotto accusa. Il presidente del tennis club triestino davanti al giudice per percosse e minacce. Un iscritto allo querela, mi ha salito in spogliatoio dopo una discussione sulle quote. Poi c'è la vicenda, insomma, grave, ma da un certo punto di vista insomma, singolare. In bici tra le auto sulla sopraelevata, multati due anziani cicloturisti. A noi era venuto in mente come la nostra amica signora Jovanka, insomma, si era fermata all'imboccatura della superstrada parlando insomma dei problemi legati alla famosa ciclabile che forse ha indotto in errore i due anziani cicloturisti stranieri. Sentiamo. Questo è il nostro punto delicato. E faremo tablette con scritto attenti ciclisti, ogni ciclista un spritz, ogni tre un panin de porcina. La mitica signora Jovanka si era fermata all'imbocco della grande viabilità nell'intento di segnalare la pericolosità dell'attraversamento della contestata ciclabile, ma c'è chi, e non è uno soltanto, la sopraelevata ha ben pensato di percorrerla per davvero in bicicletta. Due ciclisti in giorni diversi, entrambi fermati e multati, con la sanzione prevista da 41 euro. Il primo episodio risale alla scorsa mattina, quando gli operatori della polizia locale lo hanno visto pedalare in sella una bici all'altezza del Molo Settimo in direzione di Muggia. Gli operatori si trovavano in fila sull'altra corsia di marcia in direzione Trieste. Appena possibile hanno velocemente raggiunto il ciclista che, incurante del traffico tra una pedalata e l'altra, si fermava per ammirare il paesaggio delle gru del porto. Gli agenti, una volta raggiunto l'uomo all'altezza del centro commerciale Torri d'Europa, si sono trasformati nei suoi angeli custodi, scortandolo fuori dalla grande viabilità all'uscita di Valmaura. Si tratta di un 77enne francese diretto in Slovenia in sella alla sua bici da corsa con tanto di sacche laterali. Pur viaggiando a lato della carreggiata, l'uomo ha rischiato davvero grosso, per miracolo non è stato investito da camion e auto. Stessa scena questa mattina, sempre sullo stesso tratto, una cicloturista canadese di 70 anni, anch'essa a bordo di una bici da corsa completa di sacche. Chissà che proprio quella pista ciclabile non abbia indotto in errore e portato gli amanti delle due ruote a seguire l'invito ironico di Jovanka. Scende dritti, si arriva se ciclabile fino a Gornja Kravarica. Fate documenti e andate là. Abbiamo in linea dalla sala operativa della Polizia Locale l'ispettore capo Roberto Leonardi per gli aggiornamenti del weekend. Buongiorno. Salve, buongiorno. Dunque, nottata nella norma, non c'è stato nulla di particolare. Per quanto riguarda la giornata di oggi, manifestazioni particolari non ve ne sono, se non il solito arrivo della nave, perciò sgomberi su tutta l'area di Riva del Mandracchio e praticamente la parte antistante la Piazzale Marinai d'Italia, stazione marittima. Per il resto non avrei proprio nessun'altra manifestazione particolare da segnalarvi. Perfetto, grazie allora all'ispettore capo Leonardi. Grazie, buongiorno, buona mattinata, salve. Buongiorno a lei, proseguiamo con la rassegna stampa. Il Nettuno si illumina di verde tra solidarietà
e Guinness, la fontana di Piazza della Borsa, accesa per una notte da stasera al tramonto, e lancia la sfida alle malattie mitocondriali che coinvolge 100 città nel mondo. Campo di mais devastato dalle nutrie, la denuncia del proprietario di un terreno vicino all'ospo, sono un problema ma niente crudeltà, vanno sterilizzate, dice. Torniamo in studio un secondo, così andiamo poi a vedere le pagine sportive del quotidiano, a partire da quella dedicata alla Triestina. Unione tifosi, abbonamenti, Trieste ferma, tessere sotto quota 2000, alcuni ostacoli ma risposta fredda a ritorno in Serie C, squadra che diverte, che tra l'altro insomma è riuscita anche a vincere 5-1 in quel di Ravenna, ma purtroppo ancora non c'è questa risposta importante, speriamo naturalmente si sblocchi. L'Alma al primo stop stagionale, non basta un ottimo cittadini, basket nel Memorial Paietta al Carnera di Udine, i triestini cedono di un punto ai ferraresi, puniti da una bomba 17 secondi della fine. Buona prova di carattere, questa sera ci sarà la finalina per il terzo e quarto posto alle 19. Per quanto riguarda sempre la Triestina invece, Mensah torna al lavoro in gruppo, anche Petrella e Pozzebon. Ok. Eurobasket, il bilancio azzurro, la nuova nazionale, coraggio, scelte chiare, lavoro sui giovani. Bonicioli, serve un torneo satellite come in Spagna NBA. Drvaric, il boom sloveno, inizia dalla scuola. Situazione tra l'altro dell'europeo che vede la finale tra due repubbliche, insomma dell'ex Jugoslavia, ovvero Slovenia e Serba, dopo la vittoria dopo appunto la vittoria della Slovenia sulla Spagna, tra le altre cose. Calcio, l'accusa, caso oltre i biglietti per la procura FIGC, 30 mesi a Agnelli, richiesta l'inibizione per il presidente della Juve e due turni in casa senza pubblico. I legali puntiamo all'assoluzione. L'Inter invece obiettivo è passare allo sci, dai nerazzurri impegnati nell'anticipo a Crotone, Spalletti non siamo i primi della classe. Principe, prima difficile con Bressanone, sul parquet di Chiarbola alle 18.30, un debutto in Serie A con tante incognite, la difesa triestina contro la forza degli altoatesini. Andiamo al Corriere della Sera, in primo piano giustizia e politica, inchiesta Consip, bufera per le rivelazioni del PM Musti su Ultimo, il leader PD, hanno gettato fango, il PD parla di eversione, chi tradisce lo Stato pagherà. Renzi subito a Rignano dal padre per il faccia a faccia della pace, l'ex premier ora appunto a recuperare consenso, la solidarietà a Mastella. Caso Consip, le indagini, nuove accuse contro il PM Woodcock, Roma apre un'altra inchiesta per falso, l'ufficiale del NOE Scaffarto mi indusse a scrivere che gli 007 spiavano le nostre mosse su Romeo, il PC di Napoli, Luigi Riello, questo è quanto emerge dalle dichiarazioni del capitano che naturalmente sono da valutare in sede penale. Spregiudicato il consigliere del CSM, Scaffarto l'abbiamo conosciuto negli ultimi mesi come persona particolarmente spregiudicata. Il capitano Ultimo contrattacca ma ora rischia la sospensione, la replica alla PM e alle accuse dei politici, interviene anche la ministra Pinotti. Vitalizio, duello sulla rinuncia del Movimento 5 Stelle, scatta per 608 parlamentari, Movimento 5 Stelle, vogliamo le stesse regole d'età e contributi degli altri italiani. Giustizia e consenso, Di Battista 5 Stelle in pensione con la Fornero, per giustizia non è per il consenso. Il capo sarà chi vince, non più Grillo, e anche gli indagati potranno correre. Premiership con le regole, il leader si chiama fuori, il PD sistema costruito per Di Maio. Gli altri partiti hanno candidati condannati per anni, adesso vogliono insegnare a noi la legalità, emerge dal blog del Movimento 5 Stelle. Domande e timori sull'ascesa di Di Maio, gestirà il simbolo, il pressing su Fico. Salvini sfida i giudici e fa ricorso, il procuratore tutelato del Parlamento, Renzi non dirò più che rubano, se smettono, Grasso, sentenze, non politica. I magistrati, questo ufficio non guarda in faccia a nessuno e nessun colore politico. Bossi alla cena dei reduci, sarà dura combattere, ora Matteo deve piangere, il senatore parla di processo politico senza prove.
Banche, la vigilanza è intensa e costante, il governatore Visco ottimista sull'economia, la crescita accelera, quest'anno PIL vicino all'1,5%, l'autonomia per la Banca d'Italia è fondamentale, mantenere l'autonomia di giudizio. Web tax, primo sì da 9 paesi europei, ma l'obiettivo è il consenso di tutti, esclusa però la cooperazione rafforzata, le MER, fisco equo, interesse di tutti. Intrappolati nel metro, a Londra torna l'incubo con un secchio bomba, i feriti sono 29, ISIS rivendica, altri due attacchi in Francia, Trump killer perdenti, May non si speculi e alza l'allerta. Nord Corea, nuovo missile verso Tokyo, all'ONU Washington corteggia Mosca, MC Master, sul tavolo anche l'opzione militare, Kim completeremo il programma nucleare. Dal ring alla diplomazia, l'ex wrestler amico di Kim, il lottatore giapponese Antonio Inoki, oggi senatore, è stato in visita a Pyongyang 32 volte, nei fumetti era il nemico dell'uomo tigre, ora parla di nucleare con i vertici dell'esercito. Bakita, schiava che fu riscattata dagli italiani, la sua storia è un bestseller, la recensione del libro. Allora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci rivediamo tra poco sempre qui a Sveglia Trieste con il primo ospite, l'assessore regionale alla cultura del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti. A tra poco. Bentrovati, bentrovati in onda su Tele4 con Sveglia Trieste, ci ha raggiunto in studio l'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno, ciao. Allora, volevo partire diciamo così un po' da quella che è stata, visto che insomma, viste le piogge di questi giorni, diciamo l'estate ormai direi che sostanzialmente è andata, ma è stata l'estate, un'estate importante per il Friuli Venezia Giulia a livello turistico, a livello culturale, a livello di risposta insomma non solo nelle strutture ricettive ma anche nei sistemi insomma dei musei, dell'offerta culturale della regione. Tra l'altro parlavamo poco fa anche del fatto che la regione per esempio gestisce il faro di Trieste, che insomma è un'attrattiva che è tornata fruibile al pubblico. Sì, diciamo che noi attraverso l'istituto, l'ERPAC, l'ente per il patrimonio, abbiamo un po' di gestioni, faremo anche delle mostre a Trieste importanti nei prossimi mesi. Il faro è una di queste, è anche la più, come dire, la più piccola, multidimensionale, ma anche interessante. Abbiamo potuto, investendo un po' di più, diciamo, su tutta l'area complessivamente, fare un'apertura maggiore e abbiamo visto l'interesse che sapevamo, insomma, ecco, diciamo, oltre 8.000 persone durante l'estate, in poco più di, credo, 40-45 giorni di apertura per il weekend e le giornate festive, e che dimostrano insomma il grande interesse e la grande attività. Ricordo che il faro si può, diciamo, è piccolo, ci si può entrare a 10-12 alla volta, per cui 200 persone al giorno significa che c'era sempre la fila, insomma, quindi veramente una grande curiosità, la gente poi resta estremamente soddisfatta. Abbiamo avuto anche una estate particolarmente luminosa, calda, soleggiata, per cui insomma è chiaro che ha potuto godere del panorama magnifico e di un manufatto che comunque è unico anche dal punto di vista della curiosità. Renderemo, credo, accessibile anche proprio la visita alla lampada, che oggi non si può fare se non per pochi privilegiati, perché chiaramente bisogna starci un po' attenti e delicata, ma perché quella lente di Fresnel è particolarmente curiosa anche quella, anche dal punto di vista tecnico. Allora, visto che c'è questa passione anche un po' per la scienza in città, credo che questa visita possa essere ulteriormente arricchita. Buone notizie. Beh, e poi insomma dal punto di vista invece sportivo so che sono in arrivo dei bandi per l'impiantistica, quindi importante per le società sportive, magari lo ribadiremo anche nell'ultima fascia di trasmissione. Sì, questo è l'esito un po' di una politica di questi 4 anni. Allora, io avendo delle deleghe come la cultura, come l'immigrazione, che sono decisamente prevalenti nella comunicazione, no? Ecco, ci si scorda un po' a volte dello sport. Invece, se devo dire, fra le mie dediche, quelle su cui abbiamo investito di più è stata proprio quest'ultima. Mi sono trovato in eredità un, come dire, un bilancio da poco meno di 4 milioni di euro. Quest'anno
giungiamo a quasi 14 milioni, è una cifra imponente, superiore per capirci a quella che mette in campo la Lombardia, il Veneto e la Liguria messe assieme, quindi insomma, diciamo dal punto di vista delle capacità di spesa della regione importante, che poi è anche la base, una delle tante basi degli esiti positivi dei nostri risultati. Ma in modo particolare quello su cui abbiamo investito sono le manutenzioni degli impianti, prima ordinarie, ho messo oltre 6 milioni per manutenzioni ordinarie e 180 interventi con un bando uscito a fine 2015 che abbiamo rifinanziato poi per un anno e mezzo. Adesso uscirà un bando importante di manutenzioni straordinarie, prima solamente su campi di calcio e rugby, poi successivamente invece sugli altri sport, perché i meccanismi di valutazione abbiamo ritenuto di farli diversi. Un paio di milioni per ogni bando, quindi cifre anche importanti, con la richiesta di cofinanziamento delle società sportive o dei comuni, e successivamente, diciamo nei giorni immediatamente successivi, questo è già fuori dal 4 di settembre al 5 di lunedì scorso, quello del calcio e del rugby, successivamente uno importante, il primo in assoluto, sulle attrezzature sportive, rivolto a tutte le società. Importi più grandini per le attrezzature fisse fino a un massimo di finanziamento di 25.000 euro e poi piccoli da 1.500-2.500 euro per quanto riguarda invece le attrezzature mobili. Anche lì ci sarà circa 1 milione di euro a disposizione e quindi non piccoli interventi, ma riteniamo di poter far fronte a un centinaio di interventi o forse più, quindi insomma ricordo a tutte le società quindi di stare attente. Noi credo che faremo un info day verso il 25-26 di settembre e quindi seguiteci sul sito proprio per sapere quando, diciamo, avvicinarci, quanto farci spiegare, come partecipare al bando. Partecipate tutti, perché poi i bandi che sono difficili da gestire, poi restano a volte le graduatorie aperte, anche se uno non vince subito, magari si scorre la graduatoria nell'anno prossimo, ci sono, è veramente interessante. Bene, poi parlavamo prima di iniziare anche di una importante mostra in arrivo a Trieste, realizzata in collaborazione con il Comune sull'archeologia subacquea. Sì, sarà la mostra più grande dell'anno per quanto riguarda la regione e la città, è una mostra che si chiamerà, credo, l'Adriatico come mare dell'intimità, proprio per dire che il Mediterraneo è un mare di vicinanza, un mare che ha unito tutte le nostre culture, ma l'Adriatico in modo particolare per la sua conformazione, la sua storia, diciamo, i nostri vicini di casa, è proprio un mare di intimità dove abbiamo sempre convissuto. E quindi faremo questa mostra di grandissimo spessore, con 60 musei coinvolti, moltissime comunità, centinaia di studiosi, fatta assieme, diciamo, al Comune, ospitati al Salone degli Incanti. Rita Uriemma, la nostra direttrice, diciamo che lavora a Villa Manin, che è un'archeologa, diciamo, dell'Università del Salento, sarà la curatrice scientifica. Sarà un bellissimo allestimento che occuperà Salone degli Incanti, il Comune collabora pienamente, diciamo cofinanzia, collabora, mette a disposizione gli spazi e confidiamo che sia veramente un evento importante. Se tutto va bene sarà inaugurata il 16 settembre, scusatemi, 16 dicembre, prima di Natale, durerà 4 mesi. Prima ancora, invece, in periodo barcolana, inaugureremo la grande mostra su Maria Teresa, invece in Magazzino delle Idee, diciamo che è diventato regionale, e su uno degli eventi principali, insomma, anzi forse l'evento principale di questi 300 anni di ricordo di Maria Teresa. Quindi ecco, anche questo, sempre con la collaborazione ovviamente del Comune e delle altre istituzioni cittadine, poi Promo Turismo, Promo Trieste, insomma, quindi ecco, anche lì curiosità, perché si confronterà lo sviluppo di Trieste nei confronti della vita personale dell'imperatrice. Quindi diciamo ci sarà una parte iconografica su Maria Teresa, ma poi anche il porto, lo sviluppo della città, la storia, e sarà presentata da Filippo D'Averio in modo anche un po' divertente, con un titolo, credo che si chiamerà tipo da Kartoffeln a spaghetti, quindi diciamo un po' provocatorio per quanto riguarda i rapporti fra il mondo tedesco e quello italiano. Allora, andiamo sul fronte politico, rivedendo il botta risposta a ring tra Codega e Riccardi. Siamo già sostanzialmente sul fronte elettorale tra diciamo, lavoro, rilancio occupazionale e poi insomma, le posizioni di parte con l'attacco alla Serracchiani di Riccardi. Sentiamo. È riuscito a portare. Era spesso a Roma? Certo che era spesso a Roma, perché tanti problemi si risolvono a Roma, non si risolvono qua, stando qui e basta. Allora,
faccio molti esempi. Per esempio, terza corsia, per 5 anni negli anni precedenti, con il tondo, se ne è parlato, non si è fatto niente. Adesso è partita, adesso sta partendo. Secondo, cambia fornitore. No. Devi cambiare il fornitore. Io non ho interrotto. Ma dai, ma non dire ma quando dici stupidaggine, come fai a dire che nel governo Tondo ha fatto 40 km con 2 miliardi di investimento? Questa qua per 4 anni ha tenuto le carte ferme, ha preso le carte che ha trovato e ha fatto ripartire due cantieri. Ma come no? A me la racconti sta roba. Non c'erano i fondi. Se vuoi. No, non c'erano i fondi per poter partire questo delle. Ma tu sai quali sono i fondi che servono? Seconda cosa. Quelli di debito con le banche pagati dai pedali. Smetti di parlare. Aspetti, Riccardo. Era normale tirato in ballo perché seguiva le infrastrutture, Riccardo vuole essere brigato. Durante il vostro periodo, abbiamo perso qualcosa come 23.000 posti di lavoro, ricordatevelo, 23.000 posti di lavoro. Siamo passati dai 518.000 posti di lavoro che c'erano nella nostra regione ai 490.000 del febbraio 2013. Allora, adesso li abbiamo recuperati 10.000. Questa Serracchiani, assieme alle politiche che sono state fatte con la formazione, le politiche abbiamo l'aumento dell'occupazione dell'1,3%. Zaia al 2,7%. Io non ho interrotto. Zaia al 2,7%. No, ma se dici delle cose che non sono perché se dici delle cose dovrei interromperti ogni momento anch'io. È che Deborah Serracchiani ha ingaggiato sul piano politico legittimamente, per gli interessi di questa regione molto meno, una competizione all'interno della nuova generazione che guidava il Partito Democratico, perché intendeva assumere un ruolo rilevante all'interno di quel partito e ha usato la regione facendo una battaglia e volendo dimostrare che lei era la più efficiente di tutti quanti perché faceva le riforme prima. Allora Torrenti, qua si va sul fronte politico di queste settimane con le parole della Serracchiani che sembra vicinissima a un passo indietro almeno per quanto riguarda la regione e un'idea invece di candidarsi alle politiche, dal fronte opposto arrivano critiche, ma arriva anche una situazione complessa perché c'è da una parte Riccardi tra i candidati, ma c'è per esempio un Fedriga che pare venga bloccato dai problemi legati appunto ai conti bloccati anche in Friuli Venezia Giulia da parte della Lega. Lei come vede la situazione? Ma la situazione deve ancora sciogliersi, nel senso che qua abbiamo perso un po' di tempo, ma non tanto abbiamo perso tempo in politica quanto abbiamo passato un po' di tempo anche sui media, nel senso che in regione abbiamo lavorato tutti, abbiamo lavorato come giunta, abbiamo lavorato come consiglio, ovviamente noi di più perché ci tocca, l'opposizione ha fatto il suo mestiere anche in consiglio facendo proposte diverse, attaccandoci, a volte collaborando, quindi si sta lavorando. Poi dal punto di vista della comunicazione mediatica ovviamente la situazione è un po' diversa, quindi è ancora abbastanza confuso sia nel campo del centrodestra. Noi sappiamo che poi queste più che confusione sono accordi anche romani, perché nonostante qua tutti parlino di autonomia, compresa la Lega eccetera, sappiamo che se ad esempio si ricandida Zaia e Maroni non ci sarà un leghista candidato in Friuli Venezia Giulia, se per caso Maroni fa un passo indietro probabilmente sì, quindi le dinamiche sfuggono anche e forse non è neanche il caso in questo momento di accelerare sui nomi quanto sulle politiche. Allora noi riteniamo di aver compiuto una fase importantissima di riforme che ha permesso di mettere la regione in una situazione più contemporanea, più moderna, più attuale nella gestione di tutto. Abbiamo toccato tutto e questo ovviamente abbiamo toccato anche interessi, abbiamo anche fatto fatica anche a volte a far comprendere la bontà di un paio di queste su 20 riforme, è chiaro che un paio possono essere più comprese, e la fase successiva, quella della prossima legislatura, è essenzialmente una fase invece di consolidamento, di funzionamento, di gestione, a volte anche di correzione di tiro, di rotta, se c'è qualcosa che non dimostrerà di essere perfettamente a bolla, e quindi ha bisogno anche di una gestione diversa. Se la Presidente, tutto il balletto intorno alla Presidente, io voglio dire questo molto chiaramente, la nostra Presidente era segretario cittadino a Udine, quando l'abbiamo candidata alle europee, l'abbiamo candidata perché non sapevamo chi candidare, era diventata improvvisamente popolare, la regione non poteva avere nessuna pretesa di candidare nessuno come competitivo, perché su un collegio grande come quello dell'Emilia Romagna, tutto il Triveneto, il Friuli Venezia Giulia non riesce a eleggere nessuno. Abbiamo colto questa opportunità,
e le abbiamo chiesto noi di candidarsi sapendo che si andava a perdere tempo perché le probabilità erano quasi nulle, è diventata, come dire, parlamentare europea con una quantità di preferenze sbalorditive, 140.000 preferenze, in regione aveva superato Berlusconi, aveva fatto molto, molto colpo e quindi con un successo. Credo che volesse restare là per poi fare la parlamentare romana. Quando abbiamo avuto la possibilità di concorrere alla presidenza della regione, siamo stati noi, come partito, come, diciamo, come coalizione, a chiedere di candidarsi, non so neanche se ci teneva più che tanto, si è messa a disposizione, ha fatto il mandato, non abbiamo mai parlato se ne facciamo uno o due, insomma, ecco, anche non oggi... Non tutto il partito, perché mi ricordo Moretton, no? Sì, la, certo, era molto contraria. Però, diciamo, alla fin fine la scommessa l'abbiamo vinta, perché Tondo era favorito, così come era favorito poi Illy la volta scorsa, quindi ricordiamo anche che, diciamo, qua, da quando c'è la elezione diretta, ha fatto un mandato Illy, si è ricandidato, ha perso, ha fatto un mandato Tondo, si è ricandidato, ha perso, quindi... Diciamo, voglio dire che dobbiamo essere anche scaramantici, che Deborah deve fare un mandato solo per poter vincere, diciamo, e cambiare. Però, diciamo, farà quello che, come al solito, come le altre volte, gli sarà chiesto. Oggi non c'è più solo il partito regionale in campo, c'è anche quello nazionale, per quello che diceva anche Riccardi. Ma il problema non è che la sua carriera o i suoi desideri di spingersi. Ovviamente anche chi ha capacità politica e trova degli spazi, noi siamo stati estremamente... contenti e favoriti dallo spazio nazionale che ha avuto la nostra Presidente, che ha avuto Serracchiani, perché ci ha portato, lasciando perdere le risorse importantissime che ci ha portato, appunto dall'autostrada alla terza corsia al porto di Trieste, diciamo grandi investimenti dappertutto, diciamo in montagna, ma diciamo soprattutto per il fatto che ci è rimesso al centro di un'attenzione che ricordo che è molto difficile. E attorno a lei, non solamente lei, perché noi siamo in un momento straordinariamente favorevole grazie, diciamo, a una serie di coincidenze in cui abbiamo Ettore Rosato, presidente del gruppo parlamentare del PD, Federica stesso, presidente della Lega, cioè del gruppo parlamentare della Lega, quindi Trieste da una parte soprattutto, ma tutta la regione, al centro, diciamo, del potere romano, e questo ha portato la regione veramente a poter essere anche come politica ascoltata e ci ha portato dei grandi risultati. Quindi noi riteniamo che questa presenza romana, diciamo, ci debba sempre essere, questa attenzione, che poi il ruolo di ciascuno, che la Presidente resti qua o che sia lì a difendere la nostra specialità, a difendere i nostri interessi, e qui andiamo avanti con un altro candidato, un altro Presidente, ma diciamo quell'attenzione che noi abbiamo portato e che lei ha saputo gestire, io la richiederò, nel caso sfortunatissimo che non riusciamo a vincere, anche a chi vincerà, forse il centrodestra 5 Stelle, perché il futuro della nostra regione è legato strettamente al peso che la nostra regione riesce a avere in Italia. Siamo da soli, siamo piccoli piccoli, e diciamo è evidente che non riusciamo a contare molto, e questo è grave. E poi è questo peso che poi ci permetterà, speriamo, di assumere ulteriori funzioni nella specialità, almeno i beni culturali, stiamo lavorando per avere più competenze all'interno del mondo dell'istruzione, e, diciamo, quindi è una delle sfide anche quella della nostra, di incrementare la nostra specialità in un momento in cui le politiche nazionali sono più orientate verso il centralismo, questo è così, ma cambiano, no? Cioè, fortunatamente le cose cambiano, e noi siamo invece con una linea molto precisa, e devo dire che su questo tema, ad esempio la specialità, io credo che tutta la regione ci tiene, quindi non è solamente una parte politica questo che ci fa di forti. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Niente, io volevo fare solo una segnalazione all'assessore Toventi, che attualmente ci sono dei vaccini in cui sono delle gelatine animali derivate dal maiale. E che attualmente questa quantità di vaccini contenente gelatine animali, c'è il ragionevole dubbio che vengano utilizzate per vaccinare bambini musulmani ed ebrei. Voglio sapere cosa ha fatto la regione, c'è un protocollo di difesa nei confronti di queste minoranze religiose? Grazie, buongiorno. 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 Allora, non lo sapevo. Colgo questa informazione che dobbiamo comunque controllare. La regione nulla, perché chiaramente l'Istituto Superiore di Sanità è quello deputato a controllare ovviamente la validità e l'utilizzo universale dei medicinali, e quindi noi non abbiamo nessuna competenza.
È chiaro che lei credo che tutte, siccome le industrie farmaceutiche hanno, diciamo, le composizioni dei medicinali sono pubbliche, sono scritte anche ovviamente sul medicinale stesso, credo che le comunità stesse, se dovesse esserci questo tipo di problema, ovviamente l'avrebbero segnalato o lo segnalerebbero. Ricordo anche che praticamente tutti i vaccini che si stanno utilizzando sono utilizzati in tutto il mondo, e conseguentemente credo che questo sia un problema che riguarda dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita, per cui immagino che sia ben sotto controllo. Poi se, diciamo, ci dovesse essere qualche problema di questo tipo, insomma, per quanto riguarda me posso, diciamo, anche fare una segnalazione di, diciamo, di, non dico di proprio di informazione per avere una risposta, ma insomma è palese che, diciamo, immagino che proprio, diciamo, il problema non si ponga almeno a livello di questo che posso pensare, perché la maggioranza poi sono basati su strutture di tipo chimico, però insomma diciamo che l'Istituto Superiore di Sanità che ha il controllo di questo, e credo che tutte le comunità religiose stiano molto attente da questo punto di vista. Bene, allora prossima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, buon sabato a tutti quanti. Prego. Niente, volevo solo in realtà spezzare una lancia per la giunta, quanto riguarda la giunta regionale attuale, dell'ottimo lavoro che ha fatto. Nonostante le critiche che hanno subito da più fronti, da tante parti, su tutti i campi, no? In realtà hanno fatto un ottimo lavoro. Mi auguro sinceramente che continui a governare la giunta attuale. Questo qua è il mio grande augurio, perché diciamo il Friuli Venezia Giulia, ma in special modo anche Trieste, è rinata grazie a questa giunta, secondo me. Ecco, era solo una precisazione che volevo fare. Vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Buongiorno, prego, Torrenti, se vuoi. Beh, grazie, di un giorno che tra l'altro ha smesso di piovere, come dire, anche un complimento mattutino, diciamo, è estremamente apprezzato. Ecco, io, vabbè, è chiaro che noi pensiamo di aver lavorato bene, sicuramente abbiamo lavorato con enorme impegno, diciamo tutta la giunta ha lavorato con abnegazione, impegno, onestà e serietà, e questo in questi anni ci viene riconosciuto da tutti. Gli esiti ovviamente li lasciamo agli elettori, in questo caso con un, come dire, con apprezzamento, e speriamo che sia, appunto, che siano molti quelli che hanno apprezzato il nostro lavoro, e anche chi magari non ha percepito tutto positivo che possa fare un bilancio complessivo, cioè confrontandolo anche non solamente idealmente, no, rispetto al massimo obiettivo possibile, ma anche rispetto a quello che è stato fatto precedentemente. E l'ascoltatore, il telespettatore ha detto alla fine una cosa più importante: Trieste è rinata. Allora, i meriti non sono mai solamente della politica, sono delle imprese, sono dell'economia, sono dei commercianti, sono semplicemente di tutti i cittadini. Però, diciamo, quello che possiamo fare noi è aiutare, no? Cioè, con normative, con gli stimoli, con gli incentivi, ecco, anche la crescita e la rinascita. Sicuramente la città è rinata, la città sta meglio di prima, non è solamente questa città, diciamo, il paese sta reagendo a una situazione di crisi profonda che l'aveva colpito nel 2007, per responsabilità anche non solamente proprie, e sicuramente noi pensiamo di aver messo in campo delle politiche, come dire, che al di là delle nostre convinzioni hanno permesso alla regione complessivamente di ripartire, alla città di rinascere. Ci sono tanti tasselli, il nostro penso che sia stato un tassello positivo. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sono io? Sì, prego. Ringrazio il regista signor Guido che mi manda in onda, sono Claudio Visentin. Buongiorno dottor Stabile e l'assessore Torrenti. Buongiorno. Al quale volevo chiedere come mai per il sito di Aquileia, iniziato con l'approvazione della legge regionale numero 18 del 2006, che ha previsto un soggetto giuridico partecipato dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Aquileia, eccetera, riceve una barca di soldi, mentre il nostro sito di Miramare deve sempre aspettare i soldi che da Roma giungono in maniera scandalosamente ridotti. Grazie per la risposta. Grazie signor Visentin per la chiamata, prego Torrenti. Sì, ringrazio anch'io in realtà per la domanda, perché ci aiuta anche a fare un po' di chiarezza. Allora, ricorda bene signor Visentin, nel 2006, diciamo, la fondazione Aquileia è nata tra l'altro costituita da quella che
la mia attuale direttrice del mio assessorato, quindi conosco bene e dipende da noi. In quell'accordo c'era il conferimento da parte dello Stato delle aree archeologiche progressivamente, ultimamente abbiamo completato questi conferimenti, è stato conferito tutto. È il primo caso assoluto in Italia in cui aree archeologiche di grande pregio assoluto venivano in qualche modo conferite a qualcosa che non sia gestito esclusivamente dal Ministero dei Beni Culturali, ma anche col coinvolgimento degli enti locali. Un esperimento, un'esperienza. A fronte di questo, un impegno della Regione di 2 milioni di euro annui, diciamo, per quanto riguarda la gestione degli investimenti, essenzialmente, perché i costi fissi della Fondazione sono molto bassi, quelli di spesa corrente, per poter fare i lavori, eccetera. Quindi un sacrificio, diciamo, della Regione dal punto di vista economico, un utile della Regione, perché un esperimento, un'esperienza, diciamo, che porta in una fondazione dove c'è lo Stato, la Regione e in quel caso anche la Diocesi di Gorizia, che è competente su Aquileia, e la provincia di Udine ancora per un po', e il comune piccolo di Aquileia, che ovviamente risorse non ne può mettere a disposizione più che tante. E ha avuto delle difficoltà all'inizio, perché è difficile costituire una struttura così piccola, fare investimenti per molti milioni di euro, è difficile fare le gare. Adesso da 4 anni, diciamo, abbiamo cambiato un po' il board, abbiamo un presidente molto importante che è Antonio Zanardi Landi, l'ex consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, e diciamo siamo riusciti anche col direttore a cominciare veramente a investire e si vedono i primi risultati. Abbiamo fatto fatica, abbiamo portato a casa un risultato, ecco, investendo come regione. Miramare è una situazione, diciamo, diversa. Miramare è uno dei musei, era uno dei musei dello Stato, diciamo come altre centinaia. In regione Friuli-Venezia Giulia sono solo 4, il più importante ovviamente è Miramare, funziona benissimo, ha 250.000 paganti, 1 milione di persone in parco, e fino al 2012 ha funzionato benissimo, 2011. E dal 2010, che ci sono stati dei problemi di irrigazione e poi di malattia del bosso, ha cominciato la crisi del parco, no? Ecco. Tant'è che le risposte sono state insufficienti e noi abbiamo avuto una grande diciamo, preoccupazione su questo. Fortunatamente, con un lavoro, abbiamo cercato di dare delle risposte. Una era quella sul modello di Aquileia, quindi dire la Regione e il Comune intervengono, ma è chiaro che prevedeva un grande sacrificio economico, perché non abbiamo risorse illimitate dei nostri contribuenti, era meglio che... L'altra è quella che il Governo desse delle risposte più puntuali. Allora, il Governo le ha date, ha messo Miramare fra i 30 musei più importanti d'Italia autonomi, gli ha dato una direttrice che lavora da pochissime settimane, che è Andrina Contessa, che è direttrice di un museo importante di Gerusalemme per 30 anni, quindi con esperienza internazionale, e che immediatamente ha cominciato a dare dei risultati. Sono arrivati un paio di milioni di euro di investimenti, oltre ad altri della Regione, negli anni immediatamente precedenti a questo. Penso che potremo darvi fra poco ulteriori buone notizie per quanto riguarda gli investimenti fatti dal Ministero sul Miramare, ci conto, perché diciamo stiamo andando verso questa direzione. Il problema oggi che c'è ancora è l'organigramma, perché come tutti i posti pubblici, ma fossero della Regione non cambia, mancano tantissime figure, mancano architetti, mancano specialisti di gestione, quindi diciamo si sta costruendo e abbiamo scelto assieme al Governo questa governance in alternativa a quella invece tipo aquileiese, per capirci. In tutti i due casi però le cose stanno partendo, se qualcuno sta andando in parco in questi giorni vedrà già un salto di qualità, vede di nuovo i fiori, vede eccetera, e nella prossima stagione, soprattutto al 2019, vedremo i risultati. È chiaro che diciamo, dal nostro punto di vista la gestione dello Stato è la più importante, cioè, diciamo, è come passare dal Comune alla Regione, diventi più importante, dalla Regione allo Stato diventi più importante, e quando non funziona, che noi ci dobbiamo mettere di mezzo faticosamente. Aquileia non funzionava e diciamo, l'abbiamo sviluppata, qui abbiamo fatto al Ministro due prospettive, e assieme abbiamo scelto questa, mi sembra che stia cominciando a funzionare, e diciamo che l'importante è monitorare le risorse arriveranno. Ricordiamo che diciamo, fino a qualche anno fa lo Stato aveva meno problemi di spendere soldi, anche perché ne spendeva di più di quelli che incassava, che era un problema che stiamo pagando, no? Oggi questa è una delle difficoltà, quando si dice dobbiamo investire di più, far più strade, far più quello, far più scuole, ma poi insomma i soldi da qualche parte saltano fuori, e contemporaneamente tutti noi, credo che anche noi due per primi, non abbiamo voglia di pagare più tasse, per cui si tratta anche di gestire meglio le risorse che ci sono, che non sono poche, e Miramare comincerà e sta cominciando a farlo. Quindi è semplicemente un modello diverso. Diciamo, noi ci mettiamo un fracco di soldi su Aquileia, ma ci mettiamo un fracco di soldi a Trieste sul Verdi, sul sincrotrone, cioè
dove c'è bisogno ce li mettiamo, dove non c'è bisogno beata allora non mettercene troppi, perché visto che le cose funzionano. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, le altre telefonate subito dopo. Bentrovati ancora una volta Sveglia Trieste, con noi l'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti, che insomma ha dato alcune risposte importanti anche sul Castello di Miramare, che insomma è sempre tra le priorità dei nostri telespettatori per un diciamo per un futuro migliore. Allora, abbiamo già in linea un altro amico o amica da casa. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, in linea. Sì, sono Enzo di Trieste. Allora, leggo che nei vaccini è contenuto il timerosal, conservante a base di mercurio, ancora presente nei vaccini, in dose 3 volte superiori al consentito. Poi è contenuto l'alluminio e tutti i prodotti che contengono oltre 25 microgrammi di alluminio riportano per legge un'avvertenza sulla tossicità per il sistema nervoso e le ossa, tutti i prodotti tranne i vaccini. Poi hanno trovato anche il glifosato, che è un erbicida. Poi c'è la formaldeide, il monosodio glutammato e DNA estraneo, perché i virus e i batteri dei vaccini sono coltivati su substrato di tessuto animale, quale embrione di pollo, tessuto renale di scimmia o cane e cellule fetali da feti umane abortiti. Forse non è che sarà colpa dei vaccini, perché si è diffuso l'AIDS, essendo il vaccino coltivato su tessuto renale di scimmia. Poi come fanno i ebrei musulmani a farsi i vaccini se c'è il rischio che il vaccino sia stato coltivato su tessuti di cane? Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. L'argomento che aveva sollevato anche prima un altro telespettatore, in parte, non so se l'ha fatta delle verifiche. Io dico, sulla storia dei vaccini devo essere un po' duro, no? Cioè, sentiamo troppe stupidaggini di totale ignoranza, tutto qua. Poi abbiamo la scienza che decide le cose che sono da fare, gli istituti di sanità internazionali che certificano, diciamo, quello che si può fare, quello che si deve fare, quello che fa bene, quello che fa male. Non lo faccio io, non lo fai tu, non lo fanno gli spettatori, che non hanno assolutamente la capacità di poter fare delle valutazioni. Fidiamoci della scienza. La scienza è la cosa migliore che l'uomo ha creato, diciamo, assieme all'arte, dai, diciamo, ci sono tante cose buone che l'uomo ha fatto, ma la scienza è sicuramente quella che ci ha fatto fare più passi avanti. Da quando ci sono i vaccini, certe malattie sono state totalmente debellate, altre malattie sono praticamente scomparse, la vita media sta aumentando in modo quasi preoccupante, se non altro preoccupante per l'INPS, con una battuta, dico, che vuole essere divertente, ma diciamo, lasciamo perdere, no? Perché insomma, diciamo, leggere, cioè, che, vabbè, insomma, come se fossimo a maglia la fattucchiera, glutammato monosodico, insomma, c'è cioè, nei dadi di brodo e come nei biscotti, per cui veramente lasciamo perdere quando non si sa nemmeno dietro cosa c'è. Poi i vaccini che sono controllati ovviamente non possono avere 3 volte in più del consentito, perché è la legge che consente, se ci sono vuol dire che la legge ha consentito, quindi è proprio una sciocchezza che sono sicuro che sia fatta in buona fede, ma è fatta in buona fede senza avere in qualche modo le informazioni scientifiche assolutamente sufficienti per dare dei giudizi. Diciamo, quando eravamo ragazzi noi, insomma, il vaccino era obbligatorio e le malattie sono scomparse, poi abbiamo ritenuto di togliere l'obbligatorietà. Non so neanche perché, per dire la verità, ma insomma, diciamo, pensando che ormai tutti erano maturi per rendersi conto che la vaccinazione era importante, in realtà non è stato così. E la confusione che c'è oggi anche per recuperare questi ragazzini, bambini non vaccinati a rischio, dimostra quanti erano quelli a rischio, perché insomma, in realtà, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che le epidemie non si sviluppano, sono vaccinati almeno il 95% delle persone. Qui eravamo in certi vaccini all'82, all'84, all'85, è evidente che è all'origine di questa epidemia, in modo particolare in morbillo, in Veneto e, diciamo, fortunatamente meno da noi, ma insomma, ma sicuramente dobbiamo stare molto attenti a cadere nella trappola, diciamo, di notizie assolutamente inventate, diciamo, di parascienziati, di curatori miracolosi che veramente, insomma, mettono a rischio la nostra salute, insomma, e quindi stiamo seri. Come dire, controlliamo ovviamente, controlliamo gli scienziati con altri scienziati, lasciamo il dibattito scientifico che ne esca, è giusto poi i problemi, ma non diamo lo stesso peso, diciamo, a una fattucchiera e invece a uno scienziato importante. Allora, prossima telefonata, sentiamola, buongiorno.
Pronto? Sì, prego. Sì, buondì, dottor Stabile, sono Marco del sito Son Giusto. E prima di entrare nel merito col suo gentile ospite, volevo segnalarle che per quanto riguarda il basket, sa che io e lei ogni tanto ci sentiamo, certo, no? Nel merito, e le invito ad andare su Gazzetta Net, ma ci sono altri articoli, perché da quello che sappiamo ci sono grossi problemi nei controlli da parte dell'ente preposto sull'affidabilità finanziaria del glorioso club Canturino, per cui restiamo sempre dell'avviso che potrebbe esserci qualche spiraglio. Ci dispiacerebbe per Cantù, però noi siamo fiduciosi. Poi, come lei ha detto, sarà una scelta della società. Certo, chiusa certo. La parentesi sportiva, che sempre lei gradita, e vado nel merito con l'assessore Torrenti. Ma prima di tutto un commento sulla risposta su Miramare, e i dati di fatto sono praticamente questi. Cioè, Miramare, dopo il finanziamento fatto sotto la giunta Tondo, guardi che non siamo né di destra né di sinistra, perché poteva anche essere Grillino o qualsivoglia della Lega, per noi non ha nessun problema, ma non ci interessa Miramare. Per quanto riguarda i finanziamenti, c'è stato un finanziamento ancora, mi sembra nel 2012, vado a memoria, poi non è arrivato neppure un soldo, e soprattutto dalla Regione. Noi abbiamo controllato se ci sono dei flussi di cassa da parte della Regione nei confronti di Miramare, non ci risulterebbe niente. La beffa, signor Torrenti, è questa, che i biglietti vanno a finire a Roma, praticamente l'incasso, e invece i soldi che vengono spesi dai turisti quando vengono a Trieste per e mangiare, bere, dormire, eccetera, la Regione se ne pappa i 7 decimi dell'IVA. Per cui a questo punto qua la risposta non è stata esaustiva. Vi pregheremo, prima della chiusura del 2018, di fare qualche intervento in merito. Vediamo se lo farete, se no la gente se lo ricorderà. Questi sono problemi poi elettorali che dovrete gestire voi, perché comunque noi e tanti altri saremo sempre sul pezzo a ricordarvi praticamente eventuali promesse mancate. Poi ritorno su due problemi, i 50 milioni del Porto Vecchio. Da noi ci risulterebbe che lei è la persona più indicata a dirci qualcosa. Vengo nel merito, lei dovrebbe avere la scheda tecnica e la scheda finanziaria dei 50 milioni, è stato preposto dalla giunta regionale a questo, poi ci dirà se è vero o no, noi ci risulterebbe di sì. Noi vorremmo sapere, visto che ogni giorno a Sveglia Trieste arriva un politico di destra, di sinistra, di centro, della Lega, uno dice sì sono arrivati, un altro ci dicono non sono arrivati, vorremmo sapere se lei sa qualcosa di questi 50 milioni, perché sta diventando una specie di barzelletta e la fiaba di sorintento. Vorremmo sapere se i 50 milioni ci sono, come verranno distribuiti eventualmente, e se finalmente qualche politico di qualsiasi parte appunto politica, mi scusate che ripeto, ci dia finalmente una risposta in merito. Chiudo ancora con una cosa che ci siamo sentiti tempo fa, lei era in trasmissione, a noi ci risulterebbe, ci sbaglieremo, chiederemo venia, che in Friuli Venezia Giulia sia previsto l'arrivo di un consistente ulteriore numero di profughi immigrati. Anzi, sappiamo anche qualcosa di più, sembrerebbe che a Trieste ne sono già arrivati numero grosso, rilevante, sono arrivati 5-10 al giorno, e sembrerebbe che in qualche parte ne siano ospitati tantissimi. Naturalmente non possiamo saperlo perché noi non siamo né James Bond né niente, ma vorremmo, come al solito, da parte sua, visto che è registrata di fronte al pubblico triestino, che ci desse delle assicurazioni in merito, di cui terremo conto nei prossimi mesi. La ringrazio e forza Alma e forza Unione. Grazie, grazie Marco, sito Son Giusto. Impegnativo questa volta. Ma non risposta. Tanto, intanto vabbè. Cominciamo ad associarmi a Forza Alma e Forza Unione in questo momento. No, diciamo, quindi Forza Alma e Forza Unione ci unisce anche con l'ascoltatore. No, le risposte non sono difficili. Allora, Miramare, completo quello che dicevo prima, non è più così per quanto riguarda i biglietti. I musei autonomi tengono i biglietti, non vanno a Roma, e quindi restano patrimonio, insomma, della gestione del castello e del parco. E questa è la vera novità, insomma, del museo autonomo rispetto a tutti gli altri, ed era una delle maggiori valenze, insomma, di questa scelta, perché è chiaro che queste risorse potranno essere reinvestite nella gestione del castello e del parco. E per quanto riguarda poi le risorse, diciamo, del parco, state messe in epoca Illim, in epoca Tondo, sono state spese appena recentemente, perché poi sappiamo che purtroppo
lo Stato insomma spende con una certa tranquillità insomma le risorse, per dire con eufemismo, e diciamo quindi ha completato i lavori delle serre vecchie e della scala di Grignano molti anni dopo di quanto i lavori, credo 9 anni dopo di quando i lavori sono stati diciamo finanziati. È del tutto atipico che la regione finanzi un sito dello Stato, eh? Cioè non andrebbe fatto, quindi è anche assurdo, diciamo, è dello Stato, si arrangia lo Stato, quindi la regione chiaramente ha degli interessi, ma il motivo per cui i contribuenti devono pagare due volte, cioè, allora, diciamo, dice il 70% dell'IRPEF, aggiungo il 91% dell'IVA della nostra regione, resta qui, ce la gestiamo da noi, ma diciamo, poi c'è la parte che va allo Stato che fa gli investimenti sui propri beni, quindi diciamo, è giusto che lo Stato si paghi. Ciononostante, diciamo, abbiamo interrotto. Poi invece per quanto riguarda il Ministero, invece no, ha finanziato due volte due interventi al parco, da circa complessivamente 1.600.000-1.700.000 euro, risorse ancora non spese, che si sta diciamo, per appaltare, per progettare, perché i tempi ovviamente fra l'assegnazione e la spesa ovviamente purtroppo sono abbastanza lunghi, però le risorse lì il parco ce le ha e ne avrà altre. Nel caso che ci sia un estremo bisogno, la Regione interverrà, il Comune interverrà, però diciamo, lasciamo perdere perché lo Stato è titolare, quindi lo Stato deve investire, noi diciamo, non possiamo pagare due volte. Quindi sicuramente stiamo seguendo con grande attenzione, ma le risorse diciamo, sono l'ultimo dei problemi. Il personale è un problema in più perché anche se ci sono dei soldi, se non ci sono tecnicamente chi è in grado di mettere in campo diciamo, progettazione e spesa, è un problema. Lo vediamo a Palmanova in questi giorni, non riguarda la città, ma sicuramente a Palmanova ci sono 5 milioni fermi lì in banca e diciamo, non riescono a partire le gare per l'assegnazione dei lavori. Per quanto riguarda il Porto Vecchio, allora il Porto Vecchio ha l'assegnazione definitiva dei 50 milioni già da Ferragosto dell'anno scorso. I soldi sono lì, sono assegnati, nessuno li può ritirare, sono soldi del Fondo Sviluppo e Coesione, sono stati fatti gli accordi col CIP, diciamo, col Comitato, eccetera, e non c'è dubbio. Sono 50 milioni, 25 per il museo diciamo, nuovo che occuperà il 24 e il 25, diciamo, i due grandi edifici da ristrutturare attualmente davanti al magazzino 26, quello esternamente ristrutturato, quelli a mare. 3 milioni per la sistemazione delle banchine, 3 milioni circa, poco più, per la viabilità, 12 milioni per il trasferimento dell'ICIGEB, dell'istituto di Giacca, che è attualmente in zona area, nel magazzino, in parte, in porzione importante del magazzino 26, e 800.000 euro per la palazzina dietro, quindi sono ben identificati i luoghi. Ecco. E poi va ricordato che spendere e investire 50 milioni di euro che sono arrivati diciamo, con la decisione di maggio del 2016 e conclusi con, cioè, richiede insomma, una progettazione dettagliata che durerà almeno un paio d'anni, fatta ovviamente assieme al Comune che è il titolare del trasferimento dei beni diciamo, del porto. E richiede ovviamente un'idea precisa, perché dire 25 milioni per il museo, ma per costruire ex novo da due magazzini distrutti un museo ci vuole, oltre che un'idea museale che non c'è, diciamo, ci vogliono ovviamente progetti, ambizioni, affidamenti ad architetti, quindi diciamo, mancano dei soldi perché messi così ovviamente c'è la parte di viabilità che le risorse dei 50 milioni sono insufficienti, andranno aggiunte, ovviamente la Regione e il Comune stanno ragionando su questo e si sta lavorando. Ovviamente siccome ciascuno tra l'altro in questa fase ecco, anche obiettivi un attimo diversi, no? Speranze diverse degli esiti, ricordo che Porto Vecchio ha bisogno di investimenti, un miliardo e mezzo, questi 50 milioni sono la parte, come dire, il cuore culturale, ma non è certamente la ristrutturazione del Porto Vecchio, quindi diciamo che abbiamo cercato di fare in modo che questi investimenti diciamo siano tutti molto vicini alla centrale idrodinamica, alla sottostazione elettrica e al magazzino 26 che sono già o totalmente o parzialmente ristrutturati, in modo da creare un'area coerente, totalmente ristrutturata a fine di ricerca e culturale e anche con l'investimento, ripeto, a mare diciamo, per la sistemazione delle banchine. E la viabilità che potrebbe arrivare direttamente o da dov'è o subito dopo dal cavalcavia di Barcola, quindi con una bretella anche di andata e ritorno, perché prima di poter attraversare tutto il porto ci vorrà un po' di tempo. Quindi le risorse ci sono, si sta ragionando col Comune se costituire una società ad hoc, c'è anche finanziamento per quello, il milione che il senatore Russo, i nostri parlamentari avevano tirato fuori da residui del Fondo Trieste per costituire una società per la progettazione del Porto Vecchio,
c'è qualcuno che preferisce questa strada, qualcuno credo come comune che preferisca forse la gestione diretta da parte del comune, ma, ma i tempi purtroppo, al di là delle mie speranze, che non sono neanche giovanissimo, e forse anche quella degli ascoltatori, non sono quelli che magari la gestione di un investimento così importante ha, perché noi non avevamo le idee chiare sul Porto Vecchio. Cioè, Trieste ne ha parlato tantissimo, ma non ha progetti attuati, come dire, esecutivi pronti, per cui arrivano i soldi e dopo due anni si vedono le gru. Qua si tratta di capire ancora come spenderli, quindi effettivamente siamo partiti un po' alla rovescia, invece di avere un progetto preciso, concreto, cantierabile, abbiamo le risorse, abbiamo i cantieri. Quindi secondo lei per impiegarli quanto ci vorrà? Ma diciamo che secondo me l'anno importante è il 18, se noi nel 18 riusciamo a fare i progetti, diciamo, definitivi, che sono, in realtà non sono definitivi, i definitivi sono i primi, no? E con cui si chiariscono le robe, poi diciamo in qualche anno ovviamente vuol dire poter affidare i lavori. È importante proprio per anche psicologicamente vedere una gru in Porto Vecchio, no? Perché c'è questo scetticismo rispetto non tanto ai soldi, quello basta guardare sulla Gazzetta Ufficiale, ma sulla capacità della città di uscire da questa inerzia che ha. Ecco, io credo che sia il comune, assolutamente la regione, e diciamo qua lo Stato non c'entra più, diciamo siano in grado di far partire il tutto. Ricordo che il comune ha già fatto tutta la parte tavolare, ha fatto, o catastale come si chiama, adesso non sono un po' impreciso magari, ma diciamo ha messo le particelle, ha fatto tutto quel lavoro di base che era indispensabile e che ovviamente non si sa, ma è un lavoro che richiede molti mesi. Si tratta di collegarci a tutti gli impianti, si tratta di mettere nel piano regolatore, diciamo, dei comuni nuovi edifici, quindi insomma è un lavoro complesso di cui almeno per la parte culturale le risorse non c'è dubbio ci siano e sono divise come ho detto, quindi diciamo c'è veramente ottimismo e credo che per un motivo ovviamente anche di risultati tutti noi ci teniamo, diciamo, che nei prossimi mesi si vedono veramente i primi fari accesi sui primi investimenti. Ci sono anche, ricordo, 5 milioni e mezzo per la ristrutturazione totale dell'Ursus, che avevamo salvato dall'affondamento con 200.000 euro, 180.000 della regione, ma che invece verrà totalmente ristrutturato anche con grandi ambizioni, credo che sarà un ascensore o un locale, sarà accessibile a 150 persone la piattaforma, quindi diciamo un 5 milioni è una cifra veramente rilevante per l'Ursus, che diventerà un po' il simbolo del porto, della città. Quindi le risorse sono lì, sono decretate, sono pubbliche, il Comune e la Regione stanno semplicemente comprendendo qual è il percorso migliore per poterle investire. Nel frattempo nessuno sta fermo, ecco, questo ve lo garantisco. Discorso invece nuovo arrivo di profughi? Che no, beh, no, fortunatamente per tutti, per i cittadini, per me, per i profughi stessi, questi arrivi non ci sono e noi, diciamo, in questo momento ricordo che grazie alle nuove politiche del governo che ha cambiato radicalmente, diciamo, sul piano internazionale gli accordi, al momento diciamo, qua, dobbiamo confidare che gli accordi internazionali sottoscritti reggano, diciamo, non sta arrivando nessuno. Se guardate sul sito del Ministero degli Esteri, insomma, è giornaliero, del Ministero degli Interni, noi abbiamo in questo momento 29.000 arrivi meno dell'anno scorso, ne avevamo invece 23.000 in più fino a giugno, quindi 52.000 mancati arrivi durante l'estate. Questo ci dà quel respiro dove non solo non stanno arrivando delle, diciamo, grossi numeri di, ecco, ma la regione si è anche alleggerita, era arrivata oltre 5.200-5.300 richiedenti asilo, in questo momento ne è un po' più di 4.700, crediamo che ci si alleggerisce. Perché ci si alleggerisce? Perché nel frattempo le commissioni territoriali ovviamente stanno dando, diciamo, il riconoscimento di status o di sussidiaria o di status di rifugiato che permette di girare tutta Europa e quindi le persone vanno anche via da qua. Certo che ci saranno sempre alcuni arrivi, 1, 2, 5, diciamo, è ovvio, no? Gli arrivi singoli dove c'è un confine, Gorizia, Trieste, ci saranno sempre, ma non sono certamente quelli che devono preoccupare. Diciamo, anche la gestione è molto più ordinata, diciamo, certo, abbiamo subito un forte stress, non tanto per i numeri, ma anche perché per la difficoltà di professionalità anche nella gestione. Sono lavori, anche quelli dell'ospitalità, e quello di riuscire anche a fargli fare qualcosa, farli lavorare, non farli ciondolare, che oggettivamente non è così facile. Molti comuni piccoli sono riusciti a attivare più facilmente dei progetti anche di lavori gratuiti socialmente utili, comuni grandi avendo strutture più, come dire, più macchinose interne e avendo numeri anche più alti hanno fatto più fatica, ma siamo diretti bene. Spero che in questi giorni firmeremo anche
col comune di, diciamo, capoluogo, Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, un protocollo dove la regione sostiene i comuni nel far lavorare in modo volontario i profughi. Il sindaco ha dato anche un'idea di cosa potrebbero fare, insomma, quindi sono abbastanza ottimista che i prossimi mesi dovrebbe calmarsi un po' quella tensione che si è scatenata e che andava male a tutti. Abbiamo un'altra telefonata in attesa, vediamo se il telespettatore o la telespettatrice è ancora in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ci sentite? Sì. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, prego. Ah, buongiorno. Senta, Torrenti. Io ho chiamato prima e sinceramente lei mi ha lasciato un po' perplesso, perché fondamentalmente lei ha sminuito in maniera pubblica il lavoro del professor Stefano Montanari, analista mondiale di analisi sui vaccini. Lei ha dato, se ho ben capito, da fatto chiara, che è un lavoro. Io adesso ho fatto parte diligente, ho guardato un po' per internet e non ho trovato nessuna intervista da parte del professor Stefano Montanari che l'ha dato a lei dell'incompetente. Allora, questa è una cosa che sinceramente non mi piace, perché fondamentalmente definire, diciamo una fattucchiara, cioè un codice di fattucchiara, che sinceramente lei un po' è scaduto da questo punto di vista, a mio avviso. Secondo, allora, questi sono dati fatti dal professor Stefano Montanari, come ho detto, esperto mondiale in analisi sui vaccini. Sì, il nome e cognome della fonte però l'ho dato adesso, no? Cioè è un po' facile così, no? Cioè prima la fonte. È facile dare subito per immediato delle definizioni. Io al posto suo avrei chiesto delle informazioni prima. Ok, però sai, quando si dà un'informazione... Insomma, di solito se si dice ma anche si chiede, se non si sanno, si esprimono subito giudizi, non le sembra? Se io esprimo subito giudizi senza chiedere prima, e dove l'hai sentito? Su questo non discuto, però quando si dice una cosa scientifica si cita la fonte. E lei fa giornalista, se lei lo sapeva poteva chiederlo lei a me. Lei non è chiesto, è stato zitto. Questo vuol dire che anche lei, diciamo, non lo sapeva. Allora, se lei non sapeva, stia zitto. Se no domandi, sono due cose da fare: o stare zitto o domandare. Secondo, volevo dire che se i telespettatori vanno su Wikipedia e lista degli ingredienti dei vaccini, li troverà tutto quanto in dettagliato. Allora, la domanda di sorge di nuovo spontanea: fino adesso abbiamo inoculato, adesso ho ben capito perché la risposta è questa qui, nessuno sa niente, abbiamo inoculato, diciamo, ai musulmani e agli ebrei di Trieste e della regione parti di suino. Giusto? Allora, si vuole fare qualcosa? Grazie, buongiorno. Ecco, Wikipedia non è l'Istituto Superiore della Sanità, però ricordiamolo, sì, sennò da casa si dà tutto per scontato. Prego. No, torno al discorso di prima, insomma, lasciamo gli istituti, lasciamo il Ministero della Sanità, lasciamo le organizzazioni internazionali decidere cosa fa bene e cosa fa male, non stiamo a discuterlo né su internet né in trasmissione né con uno come me che è incompetente e, diciamo, e non conosco, devo dire che non conosco il professor Montanari, insomma, dico, ma anche fosse un luminare che avrà opinioni diverse dalla maggioranza dei suoi colleghi, si confronteranno lì nei luoghi giusti, le università, gli istituti di ricerca, non certo su Wikipedia o in trasmissione. Allora, un istante di pubblicità, poi l'ultima mezz'oretta assieme all'assessore Torrenti. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti i piedi. Se mi piaceva sai giocare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa città,
su una povretà che vista proprio te resti incanta. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa davo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolar. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste sentisse meravigliosa città, su dopo Greta che vista proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e sozzato, che qualcosa intanto si è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi son tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. In Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mare. Come una mula bellissima va Trieste piena de Eccoci qua, meno male che c'è il sabato, meno male che c'è il maestro con cui si cambia musica, giusto? Ah sì. Dove c'è la pennetta? Che pennetta? Quella persona. Il plettro, dove c'è finito? Era qua. Dove c'è? Le casca per terra. Zè, lo avevo. Eccolo là, lo vedo. Te lo vedi? Te arrivi? Sì. Vabbè, anche questo succede. Bell'inizio. Proprio un inizio... diciamo elegante proprio. Beh, ecco, maestro che praticamente occultato dal monitor recupera la pennetta. Siamo in casa, no? Non siamo a casa. Sì, la cucina, la camera, è tutto. Dimmi tutto, maestro, come snare la settimana? Intanto ti parla che mi accordo la chitarra. Ah, capì, perché ne mancava anche qua. Guido, tutto a posto? Domani. Sì, regia sì. Vabbè, insomma, se già qualcosa, insomma, visto che qua no, insomma. Vabbè, comunque, col maestro da qualche settimana che abbiamo riniziato queste mattinate assieme all'insegna della musica, all'insegna delle vostre telefonate, all'insegna della voglia, insomma, di cantare insieme a noi, sempre che la chitarra funzioni. Ah, beh, sì, la chitarra funziona. Mettiamo subito un come si chiama? Un playback, no? Eh. Così vediamo cosa succede.
Tegà, il finanziere per caso è il finanziere, effettivamente non l'avevamo fatto. Ultimamente non l'avevamo sentito, signor Vinicio. Aspetta, perché Guido devi cercare, insomma, anche lui, no? Come se questa chitarra, maestro? Sì, sei che la butto in macchina, dopo se muove quello. Okay. Se la chitarra de battaglia, diciamo. Sì, mi spero che non me la porti via, perché qualche dono. Mi ricordo che sono andato a fare uno spettacolo. E nel camion io avevo tutti gli strumenti e c'era due chitarre elettriche del complesso di Don Bacchi quando andavamo fuori con Celentano, eccetera, no? E ho detto, siamo andati fuori per le chitarre, per andare a suonare, niente, non era più. Io portavo via due chitarre Fender, che tra l'altro le Fender è ancora una chitarra mondiale, perché non è stata superata da nessuno. Adesso mi hanno fatto reclamo per la Fender perché non mi interessa. Ma devo dire la verità che queste chitarre hanno veramente una classe che altre chitarre non hanno. Probabilmente si tratta del legno, perché la gente non sa, il legno è importante che trasmetti la musica, no? Ecco, e dopo è importante anche il manico, ti devi guardare se il manico è dritto, perché tirando le corde il manico fa così, no? Se storzi, ecco, questo è importante. E poi naturalmente i microfoni, che costa assai soldi, i microfoni sensibili. Tutti pensano che il microfono sia una roba difficile, invece no, è sempre lo stesso processo per fare un microfono. C'è solo l'artigiano che deve avere la man buona per fare il microfono, quindi è tutto là il discorso. C'è chi che lo fa bene, chi che butta su, eccetera, siamo sempre là. Bene. Va bene, sentiamo allora. Se siamo il finanziere. Via col finanziere, via col finanziere. Mi ricordo che ieri sei piccio. Demo. Mi ricordo che ero sai piccio e mia mamma con siora Teresa la partiva de mattina per andare in Jugo a fare la spesa. Alla guida Vinicio Busani, pensionato benestante, con un 1100 nero che è un'auto assai elegante. Ecco arriva il confine, i tira sul finestrino. Finanziere, finanziere, cosa devo dichiarare? Quanta trappa posso bere? Quanta carne si può portare? Cosa solo mezzo chilo, me dispiace che peccato, qualche volta passo lisa e me passa anche bel gatto. Con la carne nel reggipeto e la trappa nel baul, a Busani povaretto, zaghe tremo un po' col col. Passaporto per piacere, lei signora che dichiara, solo un poca de benzina, la de noi la costa cara. Finanziere, finanziere, cosa la me sta palpando, quasi tutta roba mia, non è niente de contrabando. A sto punto, signor Busani, che sa stava un poco mal, tutto in tu e il te va insieme e lo porta in ospedale. Sequestrato 1100 sul confine Caresana. Gli ha scritto sui giornali che portava marijuana. Finanziere, finanziere, cosa devo dichiarare? Quanta trappa posso bere? Quanta carne posso portare? Rossa solo mezzo chilo, mi dispiace che peccato, qualche volta passo lisa e me balza che bel gatto, qualche volta
attimo di pubblicità e torniamo, sempre caldi. Bentrovati, bentrovati in onda con il maestro Pilat. Ci siamo già goduti una, insomma, delle canzoni più famose, il finanziere con il maestro, ma c'è qualcuno per noi, maestro. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Non è più pronto. Pazienza. Non c'è. Come mai? Aspettiamo il prossimo. Succedi. Dimmi tutto, maestro. Fa un poco di freschetto. Fa un poco di freschetto. Su questo non si discute. L'estate mi pare che sia andata definitivamente. Io ho un mio amico de Gorizia che mi invitava alla vendemmia, mi piaceva. Mi ha detto, però finché piovi non potremo vendemmiare, se no tiriamo solo l'uva e piena di acqua. Che problemi che sei. Ma poi fai bianco o nero? No, fai bianco e nero, anche tu che te vuoi, perché a me piace nero. Insomma, penso che, non so se ti te sono al corrente, ma sei nato prima il nero o il bianco? Mi pare il nero. No? Il vino rosso, teoricamente. Il rosso, no? Sì. Noi dicevamo nero. Perché una volta se andava in bar, la medaglia un ottavo, si diceva così. Dopo venivano fuori i raffinati, la medaglia un calice, allora è diverso. Tra l'altro poi se dici un nero c'è il rischio che ti porti un caffè, insomma. Sì, è vero, anche questo è tutto sofisticato, un deca, un capo in B, un capo in C. su questo siamo maestri. Proprio, vabbè, è tutto folcloristico il discorso. E dopo questa cosa io volevo dirti, non mi ricordo, vuoi sentire una canzone? Che si cantava anche a scuola, una volta si cantava di più anche in Triestina a scuola, adesso non so, mi adesso vedremo se arrivo a mettere qualche canzonetta e insegnare che magari il cuore da bambino e i fiori nelle scuole elementari, che impari qualcosa di nuovo, nel senso che impari le robe semplici, perché è inutile dare canzoni difficili ai fiori, no? Perché dopo gli dava le canzoni di quella che saltava, prendi la bella mela, dai, tanta, se ricordi questa canzone? No. Ah, non si ricorda. Adesso non mi ricordo chi la cantava, ma il fiori, questo non capisco. Angelo Branduardi. Ecco, Guido qua, bravo Guido. Cogli la prima mela. Cogli la prima mela, dai, e che imparava questa canzone qua ai muleti. Però i muleti, sì, cantava, ma non capiva niente cosa che diceva. Cioè, ne capiva, sì, sentiva la mela, ma non, il concetto era un altro. Insomma, mi volessi che i fiori impari delle canzoni semplici, ecco, questo è importante. Soprattutto con metriche semplici. Per esempio, Cuore da bambino, se a 2 anni già scrivevo. Che fenomeno vivente, 1, 2, 3, 4, tu vedi 4, 4, 4, e dopo delle pause in modo che il piccolo arriva a pensare a quel che dovrà dire dopo, capisci? Quindi questo è importante. Mando le ciacole, vi faccio sentire una canzone che non si canta più. Sì. Allora fa così. Co vedeva i nostri nonni una bula nevigata. No, aspetta, sei qua. Più alto, dai. Co vedeva i nostri nonni una bula nevigata, e ficava il naso in strada col pipiù del tombolà. Noi invece cose neve che petemo la cantata, e facendo la matata me va in gita per sciar, a sciar c'è un ideal, le cascate non fa mal, me la ascolta bien. Saremo sola e sci, mola per occhio di paura, sta pur sicura te quanto mi. Bella ascolta bien con me, riseremo sola e sci. Consentiva i nostri noni che ben suso neve mora, e pensava a buon'ora che bisogna far carbon. Col genico maledetto, cose quasi note ancora, da semule scampa fora, pronte in braghe col maion, a sciarse c'è un ideal, le cascate non fa mal, ve l'ascolta bien con me,
ora te quanto me. Bella ascolta, vien con me, frisseremo sola e sci. Bella ascolta, vien con me, frisseremo sola e sci. Quasi autore questa, non è folklore, quasi è fatta da un certo... Parole di Ugo Pinkerle, musica di Alader Slickley. Vediamo se sentiamo un amico da casa. Buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Ecco, mi chiamo Bruna. Prego, Bruna. Volevo chiedere al maestro se ha mai pensato di andare nelle scuole a far cantare i fiori. Sì, appena detto. Mi piacerebbe, sì. Penso che sarebbe un'ottima iniziativa. Sì, questo lo farò senz'altro. Cantare, sì. Perché i fiori devi imparare le robe semplici, devi imparare. Esatto. E si senti anche importanti cantando. E anche per mantenere la tradizione delle nostre canzoni, tutto sommato, no? Sì, ma che canti anche le canzoni in italiano va bene, ma basta che sia robe semplici, no? Non robe complicate, questo intendevo dire. Ecco se mi piacerebbe sapere se la sta mezza idea di sì, mico... fare questa iniziativa. Sì, insomma. Sì, mico questa iniziativa cosa preparato anche i dischi, adesso me ricordo anche i testi, credo, non mi ricordo qua. Non so se sia a livello elementare o medio, non ho idea cosa che sia il meglio, ecco. Ma lo stesso, insomma, sì. Farò sentire la canzone Cuore da bambino. Vabbè. Ma intanto lei la me canti col cuore. Dio mio, proprio Zecca Scamaglia, sa? Proprio cantare zero. La guardi, non esisti persone stonate. Tra l'altro adesso ha inventato un strumento che lei la può cantare anche stonata, è strumento che metti a posto le note e tutto quanto. Sì, sì. Potessi cantare forse in playback? No, ancora meglio, ancora meglio. Ah, beh, sì, la canta in playback, dai. In playback, allora forse è rimasto in via due parole. Allora, dai che cantiamo insieme, dai qualcosa, dai. Qualsiasi... E la mi dici lei? Beh, la canti anche il Trande Opcina, va bene, la Mula del Parenzo, quelle più popolari. La mi dia l'intonazione, dai. Ah, buon, dai, via. E anche il Trande Opcina. Più alto, più alto. Un atto disgraziato. Venendo dopo il servo la casa garibaldà. Buona di occhio all'occhio della e dentro non che era che il povero prenato. Che lavora, che viene, che va, che viene, che va. Dici che il mondo se garibaldà, se garibaldà. Che lavora, che viene, che va. Gli dici che il mondo se garibaldà. La saluto, buongiorno. Come la scampa via così? È così brutto proprio. La ha paura di con la minestra al fuoco. Zara minestra la sua signora. Minestra vedi, questa allora, è buona abitudine. Allora vuol dire che la sua è una buona coga, perché se la comincia così presto vuol dire che la gesta drio al maniar. Pronto? No, la sulla minestra. Perché se usa andare al supermercato, c'è la roba pronta, risotto con gli asparagi, c'è un sacchetto, con risotto già pronto. No. Olè? No, a me non faccio così. Non ti fa così? No, so che ti sono un buon gusto. No, risotto no. Sul risotto non si discute, bisogna fare come Dio comanda. Ieri se ricordi Salvetti, quel che organizzava il Festival Bar? Sì. Ecco. Una volta sono andato a casa di sua mamma, una signora molto tradizionale, anche vestita in modo semplice con la sua plaida. Una volta le donne andavano fuori con la, come si chiama, con la vestaglia, andava fuori, non vestiti, non aveva problemi, anche mia mamma andava a fare la spesa con la vestaglia di casa. Insomma, questa signora era là, che la cosina, già alle 9 di mattina, 9 e mezza, si è rimolata, era là che la girava ancora attorno, cosa la girava i pomidori per fare la salsa. La stava 2 o 3 ore a curare questa salsa dei pomidori, perché ciò, di origine napoletana, la signora, il papà. E cioè, te che porti via la pasta asciutta ai napoletani, caro mio, bisogna stare attenti, al dente, deve essere pomodori giusti, eccetera. Quindi, lo mangia una pasta asciutta buonissima, una salsa meravigliosa. Quindi, te vedi, per fare di mangiare bene, penso che vuole applicarsi, che vuole anche del tempo, no?
E mi guardavo mia mamma cosa che faceva, mi piaceva, sai, ma mi pare che anche a te ti piace così, sì, no? Sì, sì. E mi ho imparato a fare struccolo, mi ricordo. E dico, guarda, dopo se fa la pasta, quella, è semplice, però che vuole arte in tutte le robe, anche per friggere un uovo che vuole. Assolutamente. Arte. A proposito di arte, noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi avremo un'oretta e mezza assieme. A tra poco, da parting la penna. Rieccoci in onda, qua col maestro si strimpellava Tom Jones, uno dei grandi della musica internazionale che ha cantato canzoni del maestro e ha fatto grandissimo successo, no? Mm-hmm, mi ricordo la prima. It's not a music, won't you belong anyone. Not a music, won't you belong anyone. Paribarabba. Cosa avevamo detto? Deve fare una. Che avevamo detto con l'amico Guido? Deve preparare Country Road. Sentiamo sul country. All my memory get around her. Man's lady, strangers to blue water. Country Road, take me home. Bella. Bella. Oh, via con la base. Forza, Guido. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, oh, country roads, take me home to the place. Take me home.
to the place. Take me home, country roads, country roads. Fa sempre piacere sentirla, risentirla, no? Crea sempre quell'atmosfera calda, non so come dire diversamente. Hai visto come batte le mani? Sì. No, no, perché noi battiamo così, gli americani invece batti, ma tutti in batter, tan, 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 tan. Noi fermo un pa, loro fa pa, 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 capisci? Ogni dunga ha le sue. Ogni dunga ha le sue. Allora, parliamo di campagna, country, country. Ah. Country rose. Noi abbiamo una campagna qua, pesa. All'alba quando spunta il sole. Là nell'Abruzzo tutto d'oro. Hey, le prosperose campagnole. Discendono le valli. Oh, campagnola bella. Tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se puoi vivere felice, devi vivere quassù. Quando è la festa del paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli, tutti in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Ma poi la sera al tramontare con le sue amiche se ne va, e tutta intenta raccontare quel che ha veduto là in città. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se puoi vivere felice, devi vivere quassù. Sul paion. C'è un telespettatore in linea, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Volevo solo dirvi che è impossibile vederle. Cosa hai detto? Signora, sarà qualche problema. Lo sento per telefono. Cosa hai detto? Ma per televisione non lo vedo. Sarà qualche problema col segnale stamattina. De dove la parla signora? De che zona? De Ponziana. De Ponziana? Ah, Ponziana. Si vede che i temporali di ieri hanno creato qualche problema. Allora, nuovamente. No, che sarà solo da ieri. Allora, c'è tutta la settimana che fanno un'ave. Allora, va bene signora, canta o non so, mi dica lei, se la mettiamo o cantiamo. Canto. La bella. Va bene, allora andiamo avanti, coraggio. La bella Ponzianella è una bandiera bella. Che
lassù. Vole. Bene. Allora, gli era un'altra canzone che si cantava una volta, tirata fuori da un tocco americano e dopo l'era fatta in italiano. Mm. Aspetta che mi ricordo, mi pare che... Solo il cowboy lungo la via, mentre nel ciel già risplende la luna. Soffre il cowboy di nostalgia, deve partire, ma si sente morire. Questa notte laggiù nella valle, nella valle, con le stelle che stanno a guardare, il cowboy col suo bianco cavallo ad aspettare, sarà l'ultimo incontro d'amore, sarà l'ultimo bacio d'amore, con quel bacio racchiuso nel cuore, il cowboy verso il west tornerà. Qualsiasi canzone che si sentiva per radio si cercava di cantare Gedrio, insomma, no? Che era, ma, preferibilmente in italiano. No? Ma questa no. Qua è una adattata, cioè il testo era... Sì, penso che sia un tocco americano, ma non mi ricordo bene. So che si cantava in giro anche nell'osteria, si cantava dopo... Era anche un'altra canzone che non mi ricordo più, ma forse mi viene in mente dopo. Sentiamo questa telefonata di nuovo. Sentiamo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto. Prego. Ciao Regina. Ciao Regina. Allora, a proposito dei fiori che parla Trieste, mi ho un nipote che non sta qua a Trieste, sta a San Lorenzo di Isonzo. Quando che il viene Trieste, mio figlio lo fa parlare Trieste, perché siccome è matto parlare con Trieste e canta anche canzonette con me triestine, bisogna imparare questi fiori a parlare Trieste. Questo è se no va via tutta la nostra tradizione, anche le canzoni, e se belle, ecco, che resti, no? Mi ve, mamma mia, tanto tempo che no, che avevamo qua il televisore col singhiozzo oggi, che se vedi, non se vedi, e allora per quello non ho telefonato prima. Ma mi canta qualcosa, signora? Ci canta qualcosa, signora? Cosa cantiamo? La mulla di Parenzo, a volte voi. Prego! Va bene, parla mi da un là. Pronti? Coraggio! La mulla di Parenzo, game so su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la vendeva. La mulla di Parenzo, game so su bottega, de tutto la vendeva, ora beva calà, perché non mami più. Mi piace i piccoli con le lugani, che Marietta dammele per carità, Marietta dammele sul canapè, Marietta dammele per carità. Mi piace i piccoli con le lugani, che Marietta dammele sul canapè, Marietta dammele per carità, per carità. Se il mare fosse un toccio e i monti de polenta, oh mamma che tocciade, oh mamma che tocciade. Se il mare fosse un toccio e i monti de polenta, oh mamma che tocciade, polenta e baccalà, perché non mami più.
non ho più voce, Fioi. Ormai sono una vecchia amarantica. Va, signora, brava, brava, brava. Brava la nostra vecchia amarantica, ma grande spirito. Beh, quello mi manca, sa. E allora... Poi senza io usare altro mondo, se non avessi spirito. Allora... Spirito vero triestino, insomma. Allora vuol dire che lei non la gaeta, signora, vuol dire che la sta sempre bene. Finché la canta, la vedrà che va tutto bene. Ah, mi canto sempre, anche in corriera, se si va in ditta, là, con sì. Qualche cosa. I benefattori dell'area qua di Valmaura, mi stavo Valmaura, ed è fantastiche persone, allora ogni tanto si va in gita e mi fa cantare anche col microfono nel bus, se si divertimo, ecco. Ho capito. Bisogna essere allegri anche se si sta male. Bisognerebbe che tutti i bus che fa gite, che avessi dei CD, dei mini CD, delle canzoni triestine, in modo che... So. Ma dovessi pensare loro, almeno posso andare là a dire che dopo pensa, povero Pila, ma per l'amor di Dio. Ma cioè, no, che pensiamo noi, già magari dentro... Che volessi che i conduttori degli autobus che fa le gite avessi tutti i CD di canzoni e triestine che ho fatto. Obbligatori. Mi ho una cassetta, ma vecchia, perché avevo Magna Nastri. Purtroppo Magna Nastri gli era il cassettino, gli era abbandonato. Ma... E tante volte andavo in cerca di questo Magna Nastri, e la cassetta è buona. Perché tutte le canzoni le pila. La guardi, signora, mi pare che le cassette dura ancora più che i CD. Così sì, questo sono sicura che è buona. No. Non voglio le Magna cassette. Io non sono sicuro, il megadito che comunque i nastri dura, per esempio, era per vedere i nastri video VHS si chiamava. Sì. E che non si usa più, però amico, ancora a casa tanti nastri VHS vedo benissimo. E il CD forse magari dopo un poco del tempo se... No, Magna Nastri, dico, mi sa quel che anche avevo un piccolo Magna Nastri, ma non mi funziona. Bon, allora se volessi comprare uno, ma dici che non si trova più. Come? No, se trova, bisogna un momentino interessarsi, signora, la devi andare in giro a domandare come si fa. Come che fai gli artigiani della situazione. Mi per esempio adesso andrò in giro per Gorizia a far sentire la bella goriziana. Ho fatto una canzone anche per Gorizia, visto che a Gorizia parla anche dialetto triestino. E allora che canti qua la bella goriziana, vabbè. Ah beh, vabbè. Sì, anche là, perché anche mio figlio ha un magazzino a Gorizia. Ah sì? Ah, sì, boh. Sì. Allora, adesso che farò sentire la bella goriziana. Bene. Va bene, grazie signora. Arrivederci, grazie, signora. Grazie. Buona giornata, Muli. Grazie, signora. Grazie della compagnia. Grazie signora, grazie. Lei. Grazie a lei. Poi per il Magna Nastri. Signora, se ricordi che se non avessimo un pubblico così simpatico, noi proprio non contassimo niente. Certo. Perché se voi che fai la trasmissione. È importantissimo questo, rendere responsabili e protagonisti quelle persone che telefonano, perché è una roba bella. Cioè vuol dire che a Trieste se resta ancora un poco di spirito. Ma mi sono sicuro che anche i giovani ha questo spirito. Naturalmente i giovani non si alzano alle 9 di mattina, ma insomma lei va a scuola oppure va a lavorare, non so, qualcuno che va a lavorare. Ma comunque faremo una replica anche nei giorni della settimana verso sera, così tutta la banda da fuori venirà informata di come si canta in Trieste. Chiedo all'amico Guido di mettere in onda il playback della bella goriziana che ho menzionato appunto adesso. Te va bene? L'isonzo che va verso il mare, un spettacolo solo a guardare, sulla strada che va la Mainizza, c'è Luisa che fa la putizza, coi amici suonando e cantando, mi guardavo i suoi occhi più bei e pensavo, ma come ho fatto e incontra sta fortuna del ciel. Brindo alla bella goriziana, brindo alla gioia che porta l'amor, e la se allegra e materana, ecco la capa che piace cantar, alzo il viso.
passa i giorni, la nebbia e il valon, poca strada con tanta emozione, un cerbiato sull'orlo di un rovo, par che disi de qua non me muovo, ma mi invece de sera me sposto, la chitarra se sempre al suo posto, per cantar con la compagnia. Ma è una storia vera? Beh, potessi anche essere, potessi anche essere, perché no? Le storie sono sempre quasi vere, perché se no come te fa a fare le canzoni? C'è sempre qualche spunto di vita privata, sì, per esempio con te incontri una bella mula, cosa te fa? Te dici no, che bella, oppure te tenti di fare un discorso anche, no? Buongiorno, te che dici, buongiorno, come va? E quella ti dice, se la vuoi che dà col numero di telefono, quindi dice, ah, tutto così. No, no, va bene, dai. Però la goriziana materana non c'è mai. Vabbè, pronto, buongiorno. Pronto? Top Ronchilapar, pronto. Pronto? Niente, vabbè, niente. Stamattina non abbiamo tantissima fortuna con le telefonate, qualcuno se ne va prima, bisogna aspettare insomma il momento. Mi ho detto, ho incontrato una signora stamattina, ieri mattina al mercato, e mi ha detto, lei la canta in Triestina, la guardi che mi sono Triestina patocca, eh? Cosa significa questo? Del patocca, del patocco. Originale. Ma del patoc, perché del patoc. Il patoc era il fiume, dell'uscello. Sì, e abbiamo a Trieste ancora il fiume, l'acquedotto, sì, si chiama acquedotto perché era l'acqua sotto. Sì, chiamiamo il patoc. C'è ancora l'acqua. Più di un, sì, sì. C'è ancora l'acqua. E allora l'acqua c'è anche sotto in Piazza Unità? In Piazza Unità non so, ma sicuramente in via Carducci e verso il Porto Vecchio, che è quel via fiume Carducci, che adesso, via Carducci quella... verso la stazione, no? Perché mi dicevo che anche per esempio sotto l'hotel sotto via Battisti, per esempio, l'hotel Savoia, che ha dei piloni, dei pilastri che tirano su il discorso, se no è viene acqua e devi tirare fuori i gas, il drenaggio, là devi tirare fuori l'acqua. Là però il problema è la vicinanza al mare. Cioè chissà, no? Che magari un giorno sprofonda a Piazza Unità, speriamo di no. No, perché no, là il problema è la vicinanza del mare. Allora un amico, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego signora. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Bravi mugli, sì, è la mia gioia. Ah, grazie sì. Signora. Ah, meno male, sì. Meno male. L'ascolti, nessuno mi porta scrugolo stamattina, come mai? L'ascolti il telefono, non la televisione. La ne conti tutto, signora? L'ascolti. Volevo cantarla. Prego, prego, prego. Allora, quella è Servola. Mi col luce ti contran, demo Servola domani, demo Servola domani. Andemo Servola domani, demo Servola domani. Andemo Servola sotto la pergola, sotto la pergola, magna prosciutti e bevervi, cin cin.
questa è una variante del sabato mattina. Eh sì. Andiamo a servola sotto la pergola. Andiamo a servola domani. E mi col bus e mi col tram. Andiamo a servola domani. Andiamo a servola domani. Bon, bene. Bene. Bravi muli. Brava signora, brava da, lei. Signora, da dove la parla? Da che zona? Ah, mi parlo di qua Sant'Anna. Sant'Anna? Sant'Anna. Sì, Sant'Anna. Abitavo anche me da quelle zone là. Sì, via Corendi, sotto via Servia, dove via Puccini. Esatto, quella zona là, sì. Proprio. E lei abita là, in quella zona là. Bei ricordi, sì. Perché... Sei nata praticamente una zona nuova, perché noi era quelle case, sì, là. Sì, infatti. E si chiamava allora Case dell'Ican, no? Dopo le Case dell'Ican, e dopo era quelle un po' più signorili, si chiamava Case dell'Inam. Mm. Insomma, buona, insomma, era case per tutti, meno male. Sì, no, mi hai visto con case private. Forse a Trieste c'è tante case così, meno male. Sì, sì, via Corelli. Beh, meno male che nessuno se ne sta per strada, no? Beh, sì. Boh, meno male. Non ho fatto sacrificio, però, dobbiamo comprare, ecco, almeno il tetto sopra la testa. Sta un periodo a Trieste, non so in che anno, che sta il terremoto. Sì. Sì, mi ricordo. E mi pare che qualche casa l'ha sprofondata pochi centimetri sul terra, perché le gaffate sul terreno, sì, un pochettino. Sì, mi ricordo. Stavo in via Mascagni quella volta, qui era terremoto. Via Mascagni, via Puccini, sì. Via Mascagni, brava, via Paesiello. Sì, sì, sì. Sì. Mm-hmm. Bei posti, perché prima era posti abbandonati un pochettino, diciamo, no, abbandonati. Sì, era campagna. Cioè era, sì. Adesso, era campagna. Adesso diventa un centro, praticamente la città si è un po' allargata, sì, giustamente. Sì. Anche l'amico nostro qua abita in una zona che prima era rurale, adesso diventa praticamente città, no? Certo. La zona tua là. Sì, San Luigi e tutto. La pensi che una casa a San Luigi costava... Chiadino. Quelle case che ha fatto sempre di Lica, non so di chi, costava allora 500.000 lire, quindi pochissimo. E mi ricordo un periodo che se sta la bora, che ha scoperchiato le case, ha scoperchiato i tetti, sì, ha scoperchiato i tetti, la bora. Sì, era fatta proprio a San Luigi, mi ricordo che era stato. Sì, a San Luigi, sì. No. Beh, ma là dove si serve questa roba, bisogna informarsi. Sì, c'è sempre folklore anche questo. Ah beh, sì, giusto. E folklore c'è anche quando che il mar viene su per le rive. In via, sì, in speriamo che non vieni tanto presto. Se lei la sei triestina, la sa che sei via Genova? Sì, no, ma l'ho vista in Triana, sì, veramente. Non ha importanza, però la conosci Trieste. Triestina, del 56. La conosci Trieste, allora via Genova. E il mar è venuto fuori delle, insomma, piuttosto alta la marea, e ha alzato l'acqua in via Genova di quasi un metro. Quindi, dopo bisogna aspettare che il mar si ritiri per poter venire fuori da casa. Non so in che anno cosa è successo questo. Mi ricordo, mi sono venuta nel 56 qua a Trieste. È un'altra roba che mi contava mia mamma nel 29, l'inverno del 29, 1929, io ero neanche nato, logico. Mi diceva che c'è stato il più grande freddo che ha avuto Trieste, qualcosa come 20 gradi, 25 gradi sotto zero. Sotto. Sì, e la bora soffiava a 180. E quindi, sì, la bora ha raffiche anche dei 200 all'ora, Sì, sì, sì. Non so, mica, la guardi. Fuori di casa, e quando, la bora 180. Mica una canzone che dice, chi che corri cassa in mar. Cioè, non bisogna correre quando c'è la bora, perché se c'hai l'onda, la te sburta e dopo te va avanti, no? Ecco. Quindi è un'altra roba, lo dico così sportivamente, dove che soffia di più, la bora, i posti che mi conoscevo, che si diceva, è via commerciale, non so perché, è una specie di tubo, di uscita, non so come, di sfogo. Sì, sfogo. Giro d'aria. Via commerciale e via Fabio Severo, i punti dove la bora soffia di più, soffia di più. Boh, così dicevo. Ah, tra l'altro. Va bene.
Bon, vi ringrazio della cioccolata. Vabbè, se parla di TST parliamo qualcosa del nostro, no? Ma sì, bene. Vuol parlare qualcosa. Grazie, arrivederci. Grazie alla nostra amica. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte della trasmissione assieme. Bentrovati, bentrovati ancora con il maestro Pilati in questa mattinata insieme. Parlavamo del Patoc poco fa, ma vedo che te anche una serie di canzoni spagnole, che so che ti piace. Sì, le canzoni spagnole mi piace perché le cantavo ogni tanto. Era la Galopeira, dopo, aspetta, era anche questa qua che mi piaceva. La storia di un amor, bella questa. Questa la cantava in un film, la Rita Hayworth, Tino, te se ricordi, ma era una grande. So chi sei, ah sì? Sì, era un'artista molto famosa, anche brava, perché poi noi parliamo di artisti del cinema. In Italia siamo un poco limitati, devo dire la verità, perché i più bravi attori sono americani, ma non perché gli americani sono superiori a noi, sono che ha talmente tanta concorrenza che se non te son ferrado, Non ti viene fuori, anche se sono appoggiato dai politici, da roba, non ha importanza. Mi ricordo James Stewart, era un giocatore di baseball, sapeva ballare benissimo, cantava e faceva l'attore, quindi era completo. E, insomma, mi ricordo che queste robe qua, noi andavamo al cinema, proprio ammiravamo questa gente qua che sapeva fare un poco di tutto, insomma, ecco. E quindi questa Rita Hayworth, pensa, suonava anche la chitarra e cantava, e che lei era artista del cinema, quindi beh, te la faccio sentire questa canzone qua, e fa così: Storia di un amor. Ya no estás más mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si no puedo verte, porque Dios está a quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos y encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor. De un amor. Como atleta de igual, que me hizo a comprender el bien, el mal. Ya no estás más mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si no puedo fuerte, porque Dios se me va a quererte para hacerme sufrir más. Estás más mi lado, corazón, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me está a quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, de un amor, como atroz al igual, que me hizo a comprender el bien y el mal. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si no puedo verte, porque Dios se me va a quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, de un amor, como hay otro igual. Bella maestro, cantata con l'alma, con l'anima. Pronto? Buongiorno. Pronto. Prego signora. Pronto, buongiorno.
Ho sempre mi. Sì. Mi, quella che, quella, quella che leggi per cantare. Sì. Ma canto una. La parti pur. Canto? Sì. Ma. Vediamo la tonalità. Quella, quella che sbasso qua, perché se no non capisco niente. Nina, di tu dai saro. Che resteremo in scuro. Mi te lo giuro che non te lascerò. Quel che te raccomando, l'unico mio bambino, tienilo a te vicino. No te lo abbandona, Nina, ti studa e ciaro, l'amor non è follia, Nina, stame contenta, quel che gesta, gesta. Brava, va bene. Una bella quando applauso. All'alba sarà già domani, e lontano sul mare sarai, stringerai questa croce di oro che ti dono con tutto il mio amor, un lumino davanti all'altare, ogni giorno per te porterò e pregando la croce di oro torno per te invocherò. Amore, amore, dolcissimo amore, le stelle che brillano lassù saranno messaggero d'amore. Ogni tanto si parlerà, ti dirà che ti attendo tremante e che Dio su te veglierà, finché avrai questa croce di oro, sarò certa che ti salverà. Brava signora, brava, brava, grazie. Brava, molto bene, brava, grazie. Grazie signora, che ogni volta ci un bel applauso alla signora. Canzoni, canzoni nuove, brava, 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 brava. Bene. Ciao. È una, grazie, una, sì, un'affezionata, no? Che ogni sabato ci porta il suo contributo. No? Benissimo. Molto. Guardiamo un video, maestro? Ma, qua, no. Un video? Sì, ah, però. Sì, come no? Cosa? Un bel video. Beh, metti uno, quello che vuole Guido, dai. A sorpresa. Guido a scelta, dai. Perché... Metta un Guido, metta un Guido, un video. Ah, quello. Eccolo. Boh, l'abbiamo fatto anche l'altra. Potremmo andare questa sera, disse un giorno il vigano, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot. Io porto 20.000 donne, il ragioniere disse no, e allora portò la Francesca e tutti dissero di sì. Ma
io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, non ne ho. E venne un altro col berretto che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto la Bardò. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, non ne ho. Fai seduto lì, vivi sempre di illusioni, il primo aprile è questo qui. Ma io insieme col mio vino, io sognai l'amore che non ho. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho. Un po' di vino che non fa mai male. Dovremmo avere in linea al telefono un'altra signora. Pronto? Ma buongiorno a voi, bentornai. Grazie, la signora Scherl, Sossola, l'autrice della calandracca che noi abbiamo mangiato con grande piacere. Vi manca sostegno alimentare, mi pare, no? E anche il bever. Sì, sì, in effetti... Allora provvederemo uno di questi sabati, provvederemo. Siamo partiti a rilento. Vi ringrazio che se tornai, anche se vi vedo e non vi vedo. Se qualche problema col segnale. Sapevo che c'è qualche problema col segnale. Sì, magari io... se in zona qua paesino se dura. Signora, se dura. Signora, la me canti una canzonetta, dai. Ma adesso aspetta un attimo, le maestro, le aspetti un momentino. Dopo canto anche una canzonetta, no? Volevo dire che è solo una roba del patoc. Sa che mi con mia nonna andavimo a lavare le stranze in patoc? E dove era sto patoc? In Brisgavet. La sa dove che era il Brisgavet? Dove che era? Il Brisgavet. Il Brisgavet. Non so. No, a Rozzol, dove che adesso c'è via Forlanini. Sì. E Rozzol Melara e tutte le case di via Forlanini. Là era il Brisgavet. Mi sono nata là. E andava a lavare i panni là. E andavimo a lavare, a resentare, più che lavare, a resentare. Le strazze ancora in patoc. Ho capito. La si immagina che ben giovine che sono. E dove che adesso sta Marco, sì, che Chiadino, sì, chi era, noi andavamo là della rotonda, de Rozzol, e era la strada che si fermava là di Pincin, la sa dove che c'è Pincin? Era un'osteria, e anche bella osteria, de lusso anche a suo tempo. De lusso. Sì, la c'è proprio in curva sotto le case là della rotonda. E se fermava la strada, non era né case né niente, era tutto erba, e arrivavimo fino a Chiadino, a San Luigi, camminando, pien de ginestre. E era una roba, sai, era bello, insomma, è bello anche adesso, ma era bello. E qua dove che siamo noi adesso, invece, era la guerra della salata.
negli anni 80, primi anni 80, che dopo gli ha fatto le case di via Corelli, via Paesiello, eccetera, e via quell'altra là che passa Zobo, insomma, tutto il complesso che c'è qua, era la guerra della salata a Trieste, primi anni 80. Perché guerra? Perché i che tira via tutti i terreni per fare le case che se qua tutte le cemento e quelli che tira via, ah. Qua era tutto venderigole a Colongoves. Ah. E era tutti che coltivava la terra e quel, e era la guerra della salata. Ho capito. Ecco, adesso mi stago qua, non in quelle case, ma insomma qua in via Paesiello. Ecco, e il segnale se vedi e non se vedi. De Trieste, de storia so poco, ma de vissuto se tanto, tanti anni. Bon. Demo con la canzone. Demo con la canzone perché Marco è già stufo di sentirmi parlare. No, no, maestro, che sennò maestro mi tira le orecchie. Marco, no, e non la sei mica così, come che te la pensi ti? Che non va niente lo stupido ignorante, ti non te sa che i tempi se cambiai, se te capiti a Trieste, come una crodiga te doccio in dei fasoi. Basta, ho fatto la mia, adesso vi saluto. E vi porterò assistenza uno di questi sabati, vi porto. Va bene? Grazie signora. Grazie. Una grande roba, sa? Grazie signora. Tele 4, Marco, tutti i giornalisti facce tanto e ne facce compagnia e se bravi. Ringrazio, un abbraccio. Ciao. Un abbraccio alla signora, Scher che insomma ci dà contributi di vari tipi, insomma la ringraziamo per questo. Parlava del salata, ma adesso che verdura mangiamo noi? Ah, dai, che da dove la viene? Se siamo pronti per arrivare sul tema radicchio, la sento nell'aria. No, è questione del radicchio, sai che, non so, te vai al supermercato, te trovi le naranze che vengono dalla Spagna, mi con tutto il rispetto che ho per la Spagna, ma legavamo anche noi le naranze, non so, non capisco... I siciliani, che ha le naranze buonissime, potessimo averle in Italia, non so se è uno scambio culturale, d'accordo, ma scambio di naranze non mi pare che sia tanto bene. Comunque lasciamo perdere le ciacole, cantiamo qualcosa, dai. Cosa diceva la gnampolo? Con te me ciacoli, te gira i baccoli, te polpilar. Mi metteria una canzone, visto che parliamo del dialetto eccetera, cose, il titolo è Come te puoi dimenticarte de Trieste, e è un playback che ho fatto con Guido. E questa canzone è nata a Milano perché ho fatto come puoi dimenticarti di Milano, e l'ha vinto al Festival della Canzone Milanese alcuni anni fa, cantata da una signora. Ancora oggi ogni tanto la mia telefono e la mia ringrazia di questa canzone che ha avuto un grande successo a Milano. Allora mi ho cambiato le parole, no? Tanto la canzone è uguale, la musica è la stessa, invece di dire come te puoi dimenticarti di Milano, ho messo come ti puoi dimenticarti di Trieste. Sentiamo il playback e la faccio sentire. Lungo il molo suoni che non fa paura, mentre Piazza Grande sfoggia la sua immensità. Al Castel San Giusto incontri e sogni di avventura, dopo il traffico confondi la fatalità. Ascolta. Qua mi trovo bene, se te mi ami, torna qua di me. Come te puoi dimenticarte di Trieste, laddove un vaso ferma tutta la città. Trieste.
siete voi la strada giusta, te la sa. Un gelato in acquedotto e l'estate svola. Come un lampo cambia il clima questa mia città. Vien labora e col capotto i muli torna a scola. Tanti regaletti e dolci per San Nicolò. Ascoltami qua, me trovo bene. Se te me ami, torna qua de mi. Come te puoi dimenticarte de Trieste, laddove un vaso ferma tutta la città. Mi te vuoi ama ancora qua a Trieste, e se te vuoi la strada giusta te la so. Come te puoi de Trieste, laddove un vaso ferma tutta la città. Mi te vuoi amor ancora qua a Trieste, e se te vuoi la strada giusta te la so. Ale, bella questa, bella, no? Una canzone insomma di grande atmosfera. Qua tra l'altro vedo tutta una lista. Cosa... No, ma ho fatto una lista di quel che ho da come playbill, cioè, eccetera. Ah. Se, naturalmente si può cantare anche dal vivo, no? Qualche roba. Certo. Per esempio, non so, da Trieste fino a Zara, oppure a Cioiloio, Lino dei Matti. Conosci Lino dei Matti? Ecco, capita primario. Come no? Ah, sì? No? Sì, eh. Ecco, no, come sei? Ecco, ecco, capita. Più alto. Ecco, capita il primario e domanda come se, come se. Sor primario, temo meglio sia rimasti soli tre, soli tre. In salate capel de paia, la vestaglia pindolo, pindolo. Finiremo sta marmaia dell'ottava divisione del paio. Finiremo sta marmaia dell'ottava divisione del paio. Sor primario, la saluto. Perché il mare mese passa, mese passa, ma se c'ha un'altra bala, la me vedi ancora qua, ancora qua. Il sabate capel de paia, la bestaglia pindolo, pindolo. Finiremo sta marmaia dell'ottava divisione, secessione. Bene, altro amico o amica da casa, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Sei popolissimi. Grazie. Sì, veramente grazie della vostra compagnia. Allora, parlando della Dizio, ho visto la Tina, della John Lorenzo, Manimo Classica, nel Super Cop. Io non compro niente. Perché non vendi oltre confine a tagliare la salatina, la Dizio, e trovai una vicetta che canta canzoni antichissime di Trieste, quando che era ancora sotto l'Italia, ma bellissima. Ma dove, signora? Cornial. Ah, Cornial, ok. Dove sei? Visto del sabato, diciamo, via De Voico, finire la trasmissione, visto e vado. Bene, a Cornial. Emanuela Arbetta, Emanuela Dizio, Emanuela Salatina, è una signora italiana appunto che la canta tutte queste robe
Bon, venimo che noi allora. Tutti a Corniali, insomma, fora per Basovizza. Basovizza, aggredito, sempre la destra, arriva a Corniali. Molto bene, insomma. Bon, mette in campagna e quindi mi davo la borsa del Bandura. Una roba che vi voglio domandare, mi ascolto sempre questa trasmissione, però le dico una roba, quando che andavo in colonia a Pierabec? Torniamo sulla colonia di Pierabec, prego. No, solo una canzone, ecco, sì, il sì. Merlo che ha perso un occhio, conosce? Il Merlo che ha perso un occhio. Il merlo che ha perso il becco, come il farà a beccare? Farà beccare. Il merlo che ha perso un occhio, come il farà guardare? Il merlo che ha perso un occhio, povero merlo mio. Dico, questo è... Povero merlo mio, come il farà beccare? Come il farà beccare? Povero merlo mio, la 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 la. Il merlo che ha perso un'ala, come farà volare? Il merlo che ha perso un occhio, povero merlo mio, povero merlo mio, come farà volare? Povero merlo mio, il merlo che ha perso due ali, come farà volare? Ma allora questa macchina la guarda e così va avanti. Come, questo che me la ricordo. E merlo che ha perso le ali, come il farà svolare. E merlo che ha perso le ali, come il farà svolare. Grazie signora. Grazie. Lei da dove la parla adesso? Oltre... No, mi sono triste, mi sono qua all'università. Io vado solo a comprare verdura. E in che zona, no. In che zona la abita? No, senza domandare dove, ma la zona dove la abita? Calcoli dico l'ospedale. Ah, quelle parti là. Ah, conosco. Sì, prima si tappava l'antenna. Sì, conoscevo una, perché conoscevo una bella mula là che abitava. Ah, ecco. Una bionda. Sì, la cavalla slante. Sì. Boh. Arrivederci signora. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno. Vabbè, bene. È il merlo che ha perso il becco. Vabbè, come farà a beccare il becco? Ma quindi la cavalla zelante è una donna, no, è una donna, no, su una cavalla. Ah, la cavalla zelante. È una metafora. Boh, non so. Ah, non so, te l'ha scritta a te. La cavalla zelante? Sì, ma quella bisogna cantarla in coro. Quando che faremo il coro adesso nel periodo natalizio, sì. Inviteremo qualche donna a cantare qua con noi, no? Sì. Magari il signor Filippo anche magari con noi, chissà. Vabbè. Mi proverò a contattarlo, chissà che canta anche lui. Vabbè. Ecco, allora cantiamo oppure aspettiamo una telefonata? Adesso non c'è la telefonata. Non c'è la telefonata. Quindi... Allora facciamo un'altra canzone che mi piace a me. Va bene. Un'altra che ti piace a te. Sì, mi piace a me. Andiamo sul sicuro. Allora, attenzione. E nelle spine sullo capitale svolgono a sentire e c'è un canzone d'amore della vieja voglia che nelle targo della notte si scuccia di me e quando la tarda languida si resta nella ombra e nelle spine sullo capitale svolgono a sentire e c'è un canzone d'amore della vieja voglia nel tango della notte si scusa di me. Una pena d'amore, una tristezza, canta San Manuel esa amargura. Passa la notte cantando, moliendo caffè. E bara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 bar
And in the greatest love capitales del Benassenti E già si con canción d'amor della vieja molienda Moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, vai! Moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè. Che nelle tango nella notte il senso delle me Moliendo caffè, moliendo caffè Moliendo caffè, moliendo caffè Moliendo caffè, moliendo caffè Moliendo caffè, la 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 Bararam, la 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 Moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè, moliendo caffè. Ale, grande maestro, adesso la telefonata c'è, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, pane al forno. Buongiorno, senta, mi può passare gentilmente il signor Lorenzo Pilat? Signora, è in onda. Sono... Siamo in onda? Sì, sì, sono... È l'onda... Ah, ecco, ecco. È l'onda del mare che viene... È un po' l'emozione. E allora io è da tanto tempo che cerco di comunicare con lei per chiederle questo. Lei che ha una grandissima cultura triestina, io telefono da Gorizia, però conosco, diciamo, per sommi capi la storia di Trieste, ecco, anche parenti a Trieste. Allora, lei che ha una grande cultura popolare di Trieste, oltre a una cultura così sulla storica, diciamo, no? Perché non realizza dei DVD che sono sicura andrebbero a ruba? Magari in più puntate, perché è una cultura infinita lei, no? Perché poi lei che ama molto la cultura popolare, vedo anche come comunica, come dialoga con i suoi concittadini. Ecco, quando pensa di realizzare, se magari ci ha mai pensato, questi DVD sulla storia, anche popolare, perché è veramente bellissima, molto educativa per molti versi. Ecco e mi fermo qui, ecco. Mi può dare una risposta? Sì, signora, è tutta una questione di soldi. E questa è la risposta. E se bisogna che il comune, la provincia, la regione mi diano un aiuto sensibile per realizzare quello che dice lei, perché per fare un video non è facile, signora, bisogna andare con due o tre telecamere a registrare in giro, facendo delle immagini di Trieste o di Gorizia o di tutto quello che vuole lei o quello che voglio io, non ha importanza, la storia è valida anche in tutta la regione, perché bene o male, insomma, il dialetto triestino è conosciutissimo nella regione, ma oltretutto anche nel Veneto, tra l'altro, perché insomma un po' di Veneto anche a Venezia, se capimo benissimo, mi parlo triestino, veneziano capisce benissimo, e, anche no, e poi Venezia, arriviamo a Padova, anche si capisce bene, quindi ecco, il nostro dialetto è abbastanza famoso, ma non è nostro, è un po' di tutti, insomma, però il triestino ha un dialetto un po' particolare, un po' più, diciamo, più rude, più violento, più... senza tante ciacole, senza tante virgole, ecco, un po' più invadente, no? Ma è questo che crea la semplicità del nostro modo di fare, e noi siamo veramente unici in tutto il mondo. Adesso, per fare questo, quello che dice lei, bisogna appunto andare con tre gente che con le telecamere
e poi registrare queste cose. Naturalmente la gente che viene a fare questi lavori deve essere pagata. E poi quando abbiamo registrato, per esempio, non so, Piazza Unità, poi abbiamo registrato il mare, poi abbiamo registrato uno che canta, io che canto, la chitarra, eccetera, si arriva in studio, cioè qui, e bisogna fare un montaggio. Cosa vuol dire? Prendere le parti più interessanti e unirle assieme. Dopodiché, fatto questo montaggio video, bisogna naturalmente mettere la canzone, e la canzone deve essere registrata in sala di incisione. Non si può cantarla dal vivo come canto adesso, perché quando lei ascolta sente solo una chitarra, invece bisogna ascoltare con tutta un'orchestra, con il coro e tutto. Anche la sala di incisione, purtroppo, anche questo costa, ai tempi che furono, parlo di 40 anni fa, la sala di incisione costava 30.000 lire all'ora. Adesso non le dico cosa costa, può costare. Naturalmente in sala di incisione bisogna avere anche uno spirito, perché non si può fare la serenata al tecnico. Certo. E si può dire ti amo e guardi il tecnico, ma cioè, capisci, bisogna pensare a qualche esperienza d'amore o a qualche bella ragazza o qualche bella donna, insomma un sentimento bisogna averlo, anche quando si canta non canzoni d'amore, anche quando si canta qualsiasi altra canzone, bisogna avere un certo concetto di e quello si ritrova quando si ha un po' di esperienza, ma soprattutto quando si ha la tranquillità. E questo non è facile, in sala di incisione cantare bene è difficilissimo, è facile per coloro che non sanno cantare. Io devo dire la verità, devo ringraziare me stesso, perché quando mi impegno canto come si deve cantare, e uso il cervello, uso il sentimento, uso il cuore, uso quello che si può usare in una canzone, anche perché le canzoni suscitano veramente degli stimoli universali nel mio animo, che pochi credo sentono. Ci vuole la sensibilità di un artista che è nato nella musica fin quando aveva 2 anni. E dopo, la voce, che sia bella o brutta, questo è a giudicare sempre dal pubblico. In ogni caso, come no, una bellissima voce. Va bene, la ringrazio. Comunque vede che già ho percorso una strada un po' difficile, che si tratta appunto di spesa. E io non voglio una lira, non voglio soldi, non voglio niente, però per realizzare quello che a lei piace ci vogliono purtroppo dei soldi, e chiedo alla regione o alla provincia, al comune, a tutti, provincia, se mi danno un contributo io posso realizzare questo, altrimenti sì. I pochi video che lei vide, che lei vede, che sono stati fatti a mie spese tempo fa, non adesso, tempo fa, per in altre occasioni, e ho portato questi video qui a mie spese, quindi non c'è niente. Posso aggiungere una cosa? Sì. Che il comune e la regione hanno tutto l'interesse ad aiutarla a realizzare questi video, perché io sono appassionata di storia, ho DVD di storia, VHS, a Iosa. Trieste è una città benemerita, insomma abbiamo lottato, a chi l'ha fatto per me, insomma la strappata con le unghie, coi denti, insomma, ecco, a chi la dominava, eccetera. Allora io spero che qualche, magari un comitato, che qualcuno, insomma, io spero che tra gli spettatori ci sia qualcuno che sia interessato al discorso, perché ne hanno tutti da guadagnare, i triestini, la cultura triestina, e alla fin fine Friuli Venezia Giulia, l'Italia, perché è fatto tutto con passione. Con passione, una storia meravigliosa, educativa, ha raccontato tanti aneddoti bellissimi, e io sto a seguire anche gli aneddoti, no? Storie di vita vera, vissuta dalla gente autentica di Trieste. Signora, mi scusi. Quindi spero che si realizzi. Va bene. Signora, mi scusi se la interrompo, adesso dobbiamo magari fare anche. Dobbiamo fare un attimo di pubblicità, aspetta, poi c'è l'ultimo momento. L'unica cosa, sì, per chiudere il discorso che lei. Grazie. Aspetti un attimo, signora, volevo chiudere il discorso, che naturalmente io questo lavoro non lo farò da solo, ma mi farò aiutare dall'amico Marco,
è un valente giornalista, dico valente perché è la prima parola che mi è venuta, il primo aggettivo che mi è venuto in mente, vabbè. Ma c'è ben altro che lui ha dentro nel cuore e sono sicuro che mi potrebbe dare dei buoni consigli per registrare le cose più importanti che hanno un significato per quello che lei ha detto. È molto bello, grazie signora. Grazie. Sarò la prima ad acquistare i DVD. Grazie. Della lunghezza ma signora, una cantatina veloce, dai. Allora, io ho quasi tutte le sue canzoni, Va bene. Perché io a Gorizia, non so se si ricorda di me, le avevo chiesto esplicitamente dei suoi CD, no? Sì, non so se si ricorda di me di qualche anno fa. E quindi le ho tutte, sono canzoni bellissime che vorrei che tutta l'Italia conoscesse, ecco, perché lo scambio culturale tra regioni sono. Bene, signora, allora, ci canti qualcosa. Allora, a me piaceva la Badisella. Bon, dai. Ma... tanto grazie e arrivederci. No, lei deve cantare, lei. Adesso mi coglie in castagna, perché canti una cosa, mi coglie in castagna. Canti una cosa. Una bella Badisella. Non se la ricorda. Vabbè. Dai. Quella è un po' triste e malinconica, no? Ecco. Oh. E anche, allora, aspetti, altre le sue memorie. Un'altra. Aspetti. E tram de Occina. Bon. Dai, vai. E anche tram de Occina, allenato di grazia, veniva so da scorcolare la libertà. Buona de Dio, che sono della e dentro non c'è guerra che un povero frenador, che vuole la morte, che viene e che va, e che il mondo se va e balla, come la bora che viene e che va, e dici che il mondo se va ribalta. Va bene signora, la ringrazio. Grazie. Un istante di pubblicità, ci vediamo per il finale tra pochissimo. Eccoci qua. Piove come noi, la mamma non li fa più. Se ha rotto la macchinetta, se ha rotto la macchinetta. Piove come noi, la mamma non li fa più. Se ha rotto la macchinetta, papà non guida più. I disi che Trieste non se bella, con tante ragazzine che ci stanno, i giovanotti vanno in aeroplano, e non ti scordar di me, quando li vedo te, paradiso mi par di vedere, quando li vedo là in mezzo al mare mi par di volare. La gai occhietti neri, 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 la bocca le bambine appena nata, l'ho vista l'altra sera, l'ho baciata, e non ti scordar di me, quando li vedo te, paradiso mi par di vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi par di volare. Sì, sì, Trieste, te amo sempre, amo i tuoi fiori, ho sul cuore, qua con la cuna, qua con la tomba, sì, sì, Trieste, terra d'amore. Qua con la cuna, qua con la tomba, sì, 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 Trieste, terra d'amore. Bene, tutto, allora ci vediamo il prossimo sabato, vi lasciamo in compagnia della sigla del maestro Trieste è piena del mare, con un augurio di uno splendido weekend, una splendida domenica. Ciao! Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua
come un ragno. Me restava tutti i pietai. Se mi piaceva, sai giocare. Certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, a 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolare. Innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima fa Trieste piena de mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e sozzato, che qualcosa intanto si è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi sono tornato ancora là, solo città. Oh, quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste.